benvenuti, buonasera e ben ritrovati in questo nuovo anno nel 2021. Riparte anche la Pro League, ripartono i campionati, sono ripartiti ieri sera con la Sport League, invece questa sera, come di consueto al martedì, riparte la Pro League, distanza di gara al 100%. Intanto io vado a presentare chi sarà con me questa sera dopo una Baku incredibile, molto lunga, una maratona in quel dell'Azerbaigian. Ritorna Fabio Massimo Castelluzzo, in arte Fabio Max. Ciao Fabio. Ciao Andrea, ciao a te, ciao a tutti. Un po' giù di morale, giù di corda, giù fisicamente, ma c'è ancora lui, Andrea Badolato. Ciao Andre. L'ha berciato ma non si molla, buonasera a tutti. Stoico. Come detto, siamo in Francia, nel circuito delle Castellet, per questo ennesimo round della Pro League. La classifica dopo il round in Canada recita così: 4 piloti in 12 punti, con il primato ottenuto per il momento da Drago Livitato, che scalzava il precedente leader, che era Just Lawler, che viene da 5 gare non proprio brillanti dopo una partenza super. Il buon Drago Livitato è riuscito a risalire in classifica, ma c'è anche lo stoico Mauro Gold, fresco vincitore, oddio, del round precedente in Canada. Dopo il report del direttore di gara, ha visto vincente proprio il pilota McLaren, quindi secondo a pochi punti da Drago Livitato. Poi c'è il pilota Red Bull da Dovizi e Just Lawler. In questo momento, quando mancano 9 minuti e 30 al termine, c'è proprio Mauro Gold in pole position in 1:27.935 con Lele Salva, pilota della Racing Point, che ricordiamo è subentrato da Yeye Brazorf, ma militava prima nella scuderia riservata ai piloti sostituti della Formula Open. Ora è fisso in Racing Point. Stasera manca purtroppo il compagno di squadra di Mr. X in Mercedes, che è Mike Mai, con anche diverse persone che partiranno, che non potranno disputare le qualifiche per una squalifica, che sono Z Pro Mauro, Cartista e non mi viene il terzo, se non mi sbaglio, Birilodò. Andre? Esattamente, Birito. Ok, perfetto. Quindi questi tre non prenderanno parte alla sessione di qualifica. Fabio, da quello che hai potuto vedere a Baku e negli altri GP, una Pro League che continua ad essere il campionato più equilibrato, se vogliamo così, ogni anno escono fuori dalle belle battaglie addirittura 4 piloti in 12 punti. Cosa ti aspetti questa sera? Just Lawler, secondo te, riuscirà a riprendersi da questo periodo un po' no? Just Lawler, diciamo, avrebbe un po' il dovere, perché dopo, insomma, la partenza, per così dire, in tromba del campionato, poi ultimamente non l'abbiamo visto moltissimo in forma, però le capacità le ha. Ma contemporaneamente ti dico che sarebbe anche una bella sorpresa se colui il quale ha iniziato il campionato vincendo in Australia, cioè Drago Livitato, magari, che abbiamo anche visto bene a Baku, potesse darci qualche sorpresa questa sera. Quindi non dico gli scontati, ma scontati, Just Lawler, Birill, eccetera, ma direi magari un Drago Livitato, una sorpresa di questa sera. Tra l'altro, pista anche abbastanza complicata, poi avremo modo di parlarne sicuramente, Andrea. Assolutamente, una pista, definivamo nello studio pre-gara a microfoni spenti, una pista che è riconosciuta da tutti come una pista del nuovo millennio, disegnata anche questa da Hernán Tilke. Quindi queste bande colorate che vedete in questo momento dopo la curva a Signe sono fatte di un materiale che aumenta il grip quando ci si passa sopra.
Questo forse nella realtà potrebbe essere vero, uscendo di pista determinate volte durante le prove non ho sentito, ecco, questo aumento di grip che servirebbe per far rallentare i piloti nelle vie di fuga se eventualmente ci fossero degli incidenti. Intanto salutiamo tutta quanta la chat, quando John Rambo in questo momento fa segnare 1:28.667, addirittura tanti piloti, oltre ai tre che non disputeranno la sessione di qualifica, che non sono ancora scesi in pista, probabilmente si terranno l'ultimo colpo in canna. In questo momento Just Lawler sta per portare a termine il suo primo giro cronometrato e alla chicane du Nord, dopo il rettilineo del Mistral, si lancia verso la Signe. Arriva al secondo settore, 49.3 per il pilota della Williams, quindi andiamo a vedere come terminerà il suo giro. In questo momento, ricordiamo, in pole position c'è Mauro Gold, l'ultimo vincitore di un gran premio della Pro League, in 1:27.926. Vediamo cosa potrà fare l'ex leader della classifica della Pro League. Arriva all'ultimo tratto. Sì, sì. Ti dicevo che è uscito con le gomme gialle, ha fatto un giro e poi è tornato in box, magari terrà poi le rosse per effettuare le qualifiche, che dovrebbe essere forse la scelta migliore. Intanto Drago gli ha evitato 1:27.5 e Just Lawler 1:28.4, paga 9 decimi dal suo diretto rivale in campionato. Grandissima la pole position di Drago, che abbatte la vecchia pole position di Mauro Gold di ben 4 decimi, quindi buona la risposta del pilota Alfa Tauri. E intanto salutiamo il buon Max Basile dalla chat. Ciao Max, ciao grandissimo, ciao Gilles. Qui si ritornano, riaffiorano in mente ricordi, incredibile. Assoluti. Un abbraccio Max, sì. Tanto vediamo chi si sta lanciando. Penso che ci sia Giovi in questo momento nel giro. Trova un po' di traffico, arriva alla chicane du Nord. È abbastanza lento il suo giro. Credo che abbia trovato abbastanza traffico, diciamo, e voleva compensare con la scia del compagno. Andremo a vedere cosa succederà alla fine del giro. Sì, questa è una pista dove ho fatto qualche prova, in effetti se c'è traffico è anche difficile evitarlo, perché poi sulle parti veloci abbiamo i lunghi rettilini, sono poi col DRS azionato, sono tutti comunque estremamente veloci, e anche le curve, a parte no, quelle più lente, però anche lì insomma tutte le macchine arrivano a una velocità simile, quindi trovare gli spazi è anche difficile, quindi dovranno organizzarsi anche per scendere al momento in cui nella pista non sono presenti tanti piloti. Allora, attenzione, perché Mr. X è sceso in pista anche lui con gomme gialle, quindi vedremo dove si posizionerà il pilota della Mercedes. Anche ieri sera abbiamo visto tanti, anche se la distanza di gara era al 50%, tanti piloti dello sport partire con gomme gialle. C'è un dibattito in realtà anche per l'accento, se conviene partire subito con la soft oppure rischiarsi una gomma media all'inizio. Come sappiamo, purtroppo la soft dura qualche giro e poi va via via, subisce il cliff pesante dell'usura delle gomme. Invece la media è una gomma un pochettino più da gara, con tempi molto molto interessanti, e però questo cliff è ovviamente molto molto meno marcato. Intanto buono il controllo di Mr. X per lanciarsi sul Mistral. Andremo a vedere come affronterà la Signe. Sì, tra l'altro dipenderà anche dalla strategia di gara, Andrea, rispetto a quelle che saranno le condizioni meteorologiche. Non sappiamo esattamente, magari avremo informazioni più tardi su quello che potrebbe essere l'evolversi del tempo, perché non è raro che piova in Francia. Assolutamente, poi qua siamo in Provenza, per dare un po' di geografia, un po' di geolocalizzazione a questo circuito. In Provenza, a pochi passi da Marsiglia e a pochi passi da Nizza, quindi tra virgolette molto molto vicino a noi.
e come sappiamo il clima mediterraneo riserva sempre qualche insidia in più. Attenzione, intanto Mister X arriva adesso all'ultima curva, vediamo come andrà a chiudere il suo giro. Ricordiamo che è su gomma media, 25, 26, 27, vediamo se riuscirà a fare un 29, 421, si piazza davanti ad Alesi di 40 millesimi. Sì. Al stesso tempo si saranno allenati insieme probabilmente. E c'è anche un copia macchina stile Mercedes. Aia! No, sembra veramente identico, 4,21 e 4,67. Ma insomma, beh, non... Alesi alla Ferrari, magari fosse copiata dalla Mercedes. Mi verrebbe da dire. Questo, guarda, può essere solo un auspicio per il 2021, considerando un po' le news che arrivano sulla Formula 1 reale. Comunque manca un minuto. Manca un minuto al termine in questo momento della sessione di qualifiche. C'è Adrian Seppel nel terzo settore, che sta arrivando proprio adesso a concludere il suo giro lanciato. Arriva all'ultima curva, vediamo quanto sarà il tempo del pilota Ferrari. 1:27, 1:28, 1:17. Si piazza in seconda fila, in quarta posizione. Per il momento Lele Salva intanto va a fare 1:27, 769. Vedremo, si stanno lanciando tutti i piloti per questo ultimo stint. C'è Drago lievitato in questo momento all'ultima curva. Andremo a vedere l'attuale poleman se tenterà un giro oppure si, tra virgolette, rilasserà, vedendo che magari non migliorano i propri rivali. Tra l'altro, tanto... con pista non gommata, ha stampato un 27,5 che ormai tiene da quasi metà qualifica, veramente un gran giro. Sì, attenzione, per un secondo Just Loll riesce a tentare l'ultimo giro, incredibile, c'era anche stata un Alfa Tauri, se non mi sbaglio, a dargli qualche fastidio in più. Complimenti agli ingegneri allora. Sì, complimentissimi, perché l'ha calcolata al millesimo. Andiamo a vedere, largo, però probabilmente per tentare di uscire più forte e lanciarsi sul Mistral. C'è anche una scia di una McLaren là davanti, un po' di incompressioni tra i due piloti. Chicane du Nord per Just Loller, andiamo a seguire il suo secondo settore e poi andiamo a vedere Drago lievitato e tutti gli altri. Tanto c'è 49-0, attenzione Just, c'è chi si è girato, qualcuno si è girato. È Drago che è molto molto lento nel terzo settore, quindi non migliorerà il suo giro. Vediamo se Mauro Gold, tanto voglio capire un attimo chi arriverà prima tra Mauro Gold, no, arriva prima Just Loller. Vediamo, 1:27, 557 il tempo da battere. Buona la staccata, addirittura poderosa per l'ultima curva. Just Loller non si migliora, perde tantissimo nell'ultimo settore, rimane in settima posizione in 1:28, 453. Drago pole position, mantenere, assolutamente sì. Drago pole position, buon tempo anche. Bene. In 1:27, 557. Mauro Gold si era già migliorato prima in 1:27, 682, quindi seconda posizione per Mauro Gold, terza posizione per un grandissimo Lele Salva, che l'abbiamo visto in realtà nelle precedenti gare è molto molto veloce, qualche errorino di troppo non gli ha permesso di raccogliere quanto seminato. Vedremo cosa succederà. Poi Alesi in 1:28,0 ammorbidisce le sue gomme, toglie un secondo e quattro e addirittura sopravanza e scalza in terza fila il suo compagno di squadra Advan Seppel in 1:28,117, sì. Marco Gano in 1:28,251, poi Just Loller, Giovi, John Rambo e Flaminio a terminare la top 10 e poi Mister X in 1:29,421. Dado Izzi non ha fatto le qualifiche, non so se per diciamo solidarietà con il suo compagno. No. Comunque aveva anche lui Andre la penalità o no Dado Izzi no, erano in tre.
Ah, e quindi probabilmente solidarietà all'interno del box Red Bull a questo punto. Poi diciamo Zeta Pro Mauro 12esimo, Dadovizi 13esimo, Birillo Dog e Cartista a chiudere la griglia. Classifica. Eh sì. Ma guarda, Mauro Gold l'ha fatto 27,6 quando la pista era più gommata, considerando che alla fine delle qualifiche comunque qualche decimo lo riesce a prendere. Quindi sono ancora più impressionato di Drago che a metà qualifica ha fatto un 27,5. Quindi potrebbe riservarci sorprese, dai, vediamo. Vediamo, assolutamente si stava scurendo il cielo sopra il circuito delle Castellette, un po' di, come posso dire, di chicche per questo circuito. È utilizzato soprattutto per le gare endurance, dove viene tagliata completamente la chicane du Nord, quindi il Mistral diventa un lunghissimo rettilineo fino alla curva Signe. E tra l'altro, chi ha voluto questo circuito di nuovo nel calendario, perché il Paul Ricard è sempre stato nei calendari sia di Formula 1 sia di MotoGP, per poi avere una pausa abbastanza lunga per ammodernamenti, non c'erano più soldi. Alla fine, chi l'ha acquisì questo circuito prima dell'entrata di nuovo nel calendario della Formula 1? Il buon Bernie Ecclestone, che lo utilizzò come circuito test per la Brabham quando allora era direttore tecnico, e poi è divenuto il capo della Formula 1 e ha iniziato ad avviare i contatti per far rientrare il circuito del Paul Ricard nel panorama mondiale della Formula 1. Quindi un circuito raccomandato, tra virgolette, è entrato all'interno, ed è curioso il fatto che quando è entrato nel calendario di Formula 1, Bernie Ecclestone non c'era più, quindi ha fatto un grandissimo lavoro l'ex numero uno della Formula 1. Assolutamente. Bella chicca, Andrea. Allora qui tra l'altro abbiamo la strategia dei pit stop previsti, e direi che è anche una pista un po' particolare per quanto riguarda i tagli. I piloti devono stare veramente molto molto attenti, perché poi non si sa se piove, ma qui è molto facile non solo per acquisire tempo, magari sei dietro una macchina, magari fai un piccolo errore, perché sono le curve abbastanza filo guidate, basta che c'è un po' fuori di traiettoria e c'è rischio di tagliare. Quindi credo che il direttore gara avrà molto lavoro da fare. Allora, il nostro direttore gara, rispetto all'anno scorso, di meno, perché la pista è diventata molto molto più, se il gioco è diventato molto più severo con i tagli. Nel 2019 potevi sfruttare molto di più i cordoli, addirittura Diciamo tagliarli lo ben scandalo. bene, ecco, uno scandalo era, Quello è uno esattamente, scandalo. c'erano almeno 20-30 giri a pilota di media Sì. richiesti, quindi era veramente uno scandalo. Quest'anno è stato, ovviamente, l'algoritmo che decide il taglio o non taglio è stato revisionato dalla Codemaster, ed è stato molto molto di più rigoroso rispetto all'anno scorso. C'è Per anche fortuna. da dire, per fortuna c'è da dire, però anche che la linea bianca dei limiti qua è molto molto spessa, quindi diciamo che i piloti possono usufruirne ancora di più. Ancora di più dei limiti della pista, perché come vedete in questo momento dalle immagini è molto molto spessa la linea bianca. Ci sono circuiti che basta un millimetro più in là, la linea bianca non c'è più, quindi Sì. E e poi la carreggiata è veramente tanto larga, quindi comunque secondo me sono più educati i piloti del FIT che quelli di Formula 1, insomma, da quello che abbiamo visto, quindi voglia, ha voglia, possiamo cioè. tranquillamente scavalcare la Academy, la Ferrari Academy, perché c'è proprio il FIT Academy, questo insomma Sì, diamo Andre, merito hai anche. qualcosa da Non dire tu? Uno dei vorrei, tanti, Andre, che non sta sbroccando volevo, la non voce. vorrei dare meriti, ma andiamo avanti. No, beh, oddio, meriti. In effetti, No, no, è la verità, ragazzi. da quello che si vede nella Formula 1, comunque abbiamo visto al Mugello con Russell a 200 all'ora, che per sfruttare i limiti ha fatto tutta una curva inderapata.
Non hanno proprio la testa, capito? Esatto. Questione di formazione. Intanto i piloti stanno sopraggiungendo sulla griglia di partenza, quindi senza è quasi tutto sole, pronto. Se non mi sbaglio, senza tutto questo sole, quindi il sole della Provenza non bacia la Pro League in questo momento. Vedremo cosa succederà poi col meteo per tutta la gara. Semafori che si stanno accendendo. Concentrazione. Per i piloti della Pro League per questo nuovo inizio di anno. Un po' di suspense, eccoli 3, 4, 5. E parte il Gran Premio di Francia della Pro League. Buono lo spunto subito di Drago Lievitato che va a coprire Mauro Gold. Ma attenzione perché Lele Salva è partito a fionda e riesce ad andare a attaccare il pilota della Alfa Tauri. Manovra. Che stava per sopraggiungere il buon Lele Salva. Intanto Mauro Gold è partito un po' in sordina, anche perché Alesi al suo fianco gli frega la posizione e si prende il momentaneo podio. Fuori pista, intanto ovviamente non abbiamo in sovraimpressione la grafica per... Sì, Mister X, sì, ha anche danno, un discreto danno all'ala. Quindi un probabile contatto nella terza curva. Vediamo se nelle retrovie c'è qualcun altro che ha danneggiato l'ala anteriore. No, mi sembra tutto ok per il momento. Tanto Drago guarda gli specchietti, Andrea. Eh sì, anche Z Pro Mauro su Just Loller. Z Pro Mauro che partiva dal fondo è già in sesta posizione. Là davanti Mauro Gold sta tentando di andare a riprendere Alesi e Lele Salva. Alesi lunghissimo! Avevo visto Alesi arrivare lunghissimo. Sì. Quasi a centrare Lele Salva, poi. Tra due giri arriverà anche il DRS e ci saranno, penso, molte occasioni per vedere sorpassi. Questa è una delle piste dove alla fine si riesce a sorpassare bene con il DRS, almeno teoricamente, vedremo. Eh sì, sono tutti sotto al secondo per il momento. Quindi vedremo cosa succederà. Vedremo anche se Drago Lievitato ne avrà per tentare di dare uno strappettino e scappare dalle grinfie di Lele Salva e soprattutto dal gruppone che c'è dietro con le due Ferrari e in mezzo una McLaren. Per il momento fase di studio là davanti e anche dietro con Advance Apple che precede Z Pro Mauro, sì. Ma è dietro a Mauro Gold. Vediamo, si fa vedere il pilota della Ferrari nei confronti di Mauro Gold. Vedere tutti, Andrea, perché ci sono qui nessuno è sicuro, perché te l'avevo invitato che no. Non ha la preoccupazione di tentare di sorpassare qualcuno, ovviamente, perché è il primo, però ne ha 10 dietro, quindi sì, è l'unico che avrà la preoccupazione del DRS chiuso, perché tutti gli esatto. Altri ce l'avranno aperto, quindi fra un giro avrà una bella preoccupazione. E anche meno di un giro, perché siamo nel terzo sì. Settore, quindi ci sarà poi l'attivazione del DRS da parte della direzione di gara. Per tempo vedo i fari accesi all'esterno del circuito, quindi non so bene come si stiano indirizzando le condizioni meteorologiche. Vediamo, attenzione, perché Mauro Gold è molto molto vicino ad Alesi. Tanto Lele Salva 1.33.887, ma arriva Z Pro Mauro che smussa qualcosina. Sì. E fa segnare il giro più veloce. Un buono spunto di Z Pro Mauro. Sì, attenzione. Eccoci, Attenzione perché Lele Salva è... Alesi è un secondo, occhio. Quindi Lele Salva non dovrà preoccuparsi, vedremo. Detection point era poco prima di questa lunghissima curva, eccolo qua. E poi il rettilineo del Mistral. Ci siamo. Lele Salva, DRS, un po' lontanino da Drago Lievitato. Vediamo se arriverà un attacco qui alla Chicane du Nord. È riuscito a chiudere negli ultimi 100 metri in frenata a 2 decimi, ma fondamentalmente non si avvicinava nella rettifica. Ed è singolare, perché non so se Drago ha dato fondo a tutto il suo erze, ma è riuscito a tenere il distacco fino alla frenata.
credo che sia anche strategia, perché in questo momento sono sopra al secondo, quindi molto sulle difensive. Alesi deve tentare di attaccare per riportare il Delta sotto al secondo per azionare l'ala posteriore mobile. Ci sta riuscendo Z Pro Mauro, era vicinissimo ad Advance Apple, è incollato ad Advance Apple, quindi attenzione al pilota della Haas. Anche Mauro Gold, Mauro Gold è molto più vicino di Z Pro Mauro, tenta il sorpasso Mauro Gold all'esterno in curva 1, vediamo se potrà tentare un incrocio. Bravissimo il pilota della Ferrari a tentare una manovra difensiva per non farsi sopravanzare da Mauro Gold. Questo non gli ha fatti perdere, non gli ha fatto perdere neanche tanti decimi tutto sommato. Mauro Gold ha tentato di farsi vedere prendendo l'esterno, chiaramente non ha avuto possibilità, perché Alessio lo sapeva bene, entrando all'esterno lì poi diventa difficile impostare la seconda curva, non hai più spunto, quindi attenzione, non poteva tentare il sorpasso. Attenzione, Lele salva all'interno di Drago Lievitato alla chicane du Nord e si prende la momentanea leadership del Gran Premio di Francia, mentre Alesi continua a rimanere davanti a Mauro Gold. Mauro Gold credo che voglia sbarazzarsi di lui il più fretta possibile, tanto fino a Flaminio sono tutti nel DRS di tutti, incredibile. Poi c'è John Rambo staccato da due secondi e mezzo, quindi neanche tanto. Guarda, la visione della mappa è singolare, perché si vede un serpente che si sta muovendo, a parte Mister X che per l'episodio iniziale ovviamente si è dovuto evidentemente fermare, sta a 34 secondi. Vedremo se potrà fare qualcosina, magari col proseguo della gara, il buon Mister X. Strategia. Anche sì. Vediamo, attenzione, Drago. Drago sì, è molto vicino, ma la potenziale battaglia e la battaglia che è avvenuta prima sta tenendoli dietro Alesi, facendo sì che non perda tantissimo il pilota della Ferrari, che sembra averne un goccino di meno rispetto a Mauro Gold. Magari ha più un assetto scarico, perché nel molto largo qui, sì, molto largo qui Alesi, potrebbe pagare adesso su rettilineo avendolo impostato forse. Vediamo, Mauro Gold molto vicino, molto vicino, attenzione, vediamo se ci sarà l'attacco da parte del pilota della McLaren. Arriva in staccata all'esterno, buona di nuovo Alesi, che concede l'esterno solamente a Mauro Gold, non gli permette di impostare al meglio la staccata per un eventuale sorpasso oppure per un eventuale incrocio di traiettorie. E quindi rimangono così ancora cristallizzate le posizioni. Attenzione, perché c'è anche Advance Apple, sì, molto vicino. Quindi vediamo. Alesi sta facendo uso della sua esperienza, perché sa perfettamente che essendo due curve dimensionalmente opposte, se entra l'esterno nella prima poi non riesce a impostare la seconda, e così si è difeso fino adesso. Eh sì, quindi vediamo, finisce il quinto giro e inizia il sesto di 53 previsti su questo circuito. Vediamo. È veramente singolare, guarda, un trenino, siamo adesso giusto distaccati gli ultimi quattro, si stanno un po' staccando, ma gli altri sono... Sta giorrando in poi, gli altri sono tutti attaccati. Gli altri sono tutti attaccati, anche perché c'è un rettilineo che è lunghissimo. Prendere il DRS fa sì che si possa tenere il codone della macchina davanti. E poi ovviamente tutti a trenino così non si può neanche sfruttare al meglio il DRS, perché avendo tutti sci, il pilota davanti a te al DRS, il pilota davanti a te ancora al DRS, alla scia di altre due macchine, è un guaio anche sorpassare in questa situazione. Quindi è normale che in questo momento stiamo vedendo una gara abbastanza lineare, se vogliamo, metterla così. Diciamo che è normale, ma c'è anche l'esperienza della Pro, perché questa è una pista dove, ad esempio, per parlare di noi in Prime, Dado Izzi, 5 secondi di penalità, è arrivato lungo, e penso che per rimanere lì abbia dovuto tagliare una curva, e quindi 5 secondi di penalità. Sì.
diceva appunto in Prime ad esempio, insomma, me compreso, ci si buttava un po' tutti, ma qui è una gara che è al 100%, quindi i piloti ovviamente stanno anche gestendo per quello che sarà una gara abbastanza lunga. E vediamo anche quello che sarà la strategia che cercheranno di adottare i piloti questa sera. Potrebbe essere sulle due soste, si perde veramente tanto nei pit stop, anche perché la pit lane che è stata rifatta da poco, perché prima si utilizzava appunto la pit lane della Endurance, che era l'entrata era direttamente sul rettilineo principale, per la Formula 1 è stata rifatta e si taglia una curva, è vero, però è a 60 km orari e non è neanche così tanto corta, diciamo, anche perché è molto stretta, quindi la FIA ha dovuto dare questi 60 km orari. Attenzione intanto, perché Alesi non aveva più il DRS da Drago Lievitato e Mauro Gold non è riuscito comunque ad attaccarlo. Dietro sono tutti molto molto vicini e nessuno, penso che tutti in questo momento stanno capendo di intanto Birillo Dog. È arrivato lunghissimo anche Birillo Dog. 10 secondi. Mamma mia. Diciamo che ha rischiato di prendere in pieno Rambo. Oh, mannaggia. Ok. E lì dietro, quindi, intanto è ritornato Cartista. Il male è meno male che se ne è reso conto ed è riuscito a tirar dritto, quindi è molto molto sveglio. Concordo, attenzione, Mauro Gold. Mauro Gold ai box tenta di fare un undercut su quelli davanti a lui. Vediamo. Gialle. Montagomma gialla il pilota della McLaren. Vedremo se a questo punto riuscirà nel suo intento, perché ovviamente aveva Alesi davanti a lui che tappava un po' il suo ritmo e potrebbe prendere a questo punto un secondo. Abbiamo visto come sia molto molto potente qui l'undercut ieri sera. Ci hanno dato un assaggino alla Sport con Raffo Idex, che aveva solo mezzo secondo prima del pit stop effettuato un giro prima di Topping Kestrel, era rientrato con 2 secondi e 9 di vantaggio. Quindi vedremo cosa succederà qui. Ovviamente non avremo lo stesso effetto, perché l'usura delle gomme è impostata su reale e quindi magari la gomma non ha questo cliff incredibile come nel 50%. Attenzione, Birillo Dog tenta di passare John Rambo. Sono ingarellate le due Red Bull contro la McLaren. Non concede lo spazio John Rambo, molto molto bravo qui nella manovra difensiva, e quindi riesce a tenersi la decima posizione. Sì, nel frattempo il serpentone anche per i cambi. Attenzione ai box. Drago Lievitato ai box, anche Just Lawler. Anche Jess Lawler. Anche prima, poco prima si era aperto in conseguenza del fatto che Alesi stava perdendo molto terreno, quindi era sceso a 1.4, 1.5, quindi ormai fuori di RS rispetto ai primi due. Vediamo, anche perché in questo momento Mauro Gold, attenzione, dove uscirà? È davanti Drago, mi pare, sta sopraggiungendo per pochissimo, è davanti Drago. 100 metri. Sì, è a 1 secondo, però adesso si può far trainare col DRS. Attenzione, intanto Zeta Pro Mauro sorpassa Advance ben prima della staccata della chicane du Nord. Nel frattempo chi si è fermato ha messo sostanzialmente le gialle, quindi insomma strategia unica per adesso, per chi si è fermato. Strategia unica? Ok. No, pensavo solo un pit stop, no, poi no, ho detto ok, ci siamo, sì. Dovrebbe arrivare la pioggia presto, Andrea, perché un pit stop è solo. Invece pare che sia anche riuscito un po' in sola. Dado Izzi e Birillo Dog, switch in casa Red Bull. Quindi vedremo cosa succederà in questo momento. A 10 secondi da Fit Flaminio
che è l'ultimo del trenino dei piloti con gomma soft, mentre le due Red Bull hanno gomma hard. Non è la prima volta che le due Red Bull tentano. Altra tornata di box. Eh sì, altra tornata di box con Alesi, Giovi e Flaminio. Rimangono fuori Marco Gano, Advance Apple, Z Pro Mauro e Lele Salva. Vedremo se in questo momento Mauro Gold è riuscito nel suo intento. Intanto 3 secondi di penalità per Advance Apple. Vediamo se Alesi. Vediamo se Alesi uscirà dietro a Mauro Gold. Ce l'ha fatta Mauro Gold a sorpassare di astuzia il pilota Ferrari, facendo anche segnare il giro più veloce della gara in 1:33.8 in questo momento. Dicevamo prima con che le due Red Bull non è la prima volta che non fanno la qualifica per partire magari con una gomma non diciamo utilizzata da tutti, non utilizzata, no, usurata no. Perché anche in Spagna era capitato che, se non mi sbaglio, da Dovizi e Birillo Dog fossero partiti con una gomma più dura per poi tentare il tutto per tutto alla fine con una gomma un po' più morbida. È una scelta, se ti va, devi stare attento a non andare a contatto con nessuno all'inizio, perché sennò sei fregato. Però è una scelta, quindi prevede i suoi lati positivi e i suoi lati negativi. In questo momento sono stati molto bravi i due piloti della casa austriaca. Intanto Mauro Gold è passato davanti a Alesi e anche Just Lawler è passato davanti al pilota Ferrari. Intanto John Rambo, altri 3 secondi per lui. Ai box, attenzione ai box, Lele Salva e Advance Apple, le due ass rimangono fuori. Io credo che queste gomme stiano iniziando a dare un po' di matto, e continuare a portarle avanti penso che non migliorino più. Sì, no. Anche perché gli altri, ecco qua, 1:33.377, giro più veloce di Drago Lievitato, che ha dato 1:02.8 per il momento a Mauro Gold. Lele Salva è uscito dietro a Just Lawler. Quindi grandissimo undercut da parte sia di Drago Lievitato, sia di Mauro Gold, che anche di Just, che era sesto. Beh, l'hai predetto, insomma, che qui qua è molto potente. L'undercut funziona. Qua è molto potente anche perché la soft dura veramente tanto poco, e invece la media dura qualcosina in più, ma non ha quel crollo vertiginoso che ha la soft. Quindi è anche normale. Poi ovviamente gomma nuova, gomma media nuova contro gomma soft usurata di 10-11 giri più il giro di qualifica, è normale che la gomma media non sia così tanto più dura della gomma morbida, quindi sia già pronta al giro di lancio per iniziare a guadagnare. Disamina perfetta. Attenzione intanto, perché Lele Salva si è ricucito a Just Lawler. Just Lawler è a 9 decimi da Mauro Gold. Tanto Z Pro Mauro è il primo delle due ass a rientrare ai box. Quindi credo ancora un giro per Marco Gano e poi arriverà anche la sua tornata. Eh sì, gialla per Z Pro Mauro. Passano davanti Dadoizzi e Birillo Dog. Poi Cartista, che questo è il trenino delle gomme hard, e dietro Drago Lievitato, Mauro Gold, Just Lawler, Lele Salva. Vediamo dove esce Z Pro Mauro davanti ad Alesi. Z Pro Mauro ha fatto undercut, ha fatto overcut su Alesi. Credo che non trainandosi col DRS il pilota Ferrari non è riuscito poi a recuperargli il terreno. Ha sceso un po' di prestazioni, perché già pativa un pochino prima del cambio gomme, ha cominciato a allontanarsi. Attenzione, Just Lawler, 3 secondi di penalità. Birillo Dog intanto davanti passa da Dovizi, Advance Apple passa Alesi e Just Lawler viene passato da Lele Salva. Quindi ci sono stati due switch tra compagni di squadra e Just Lawler che è stato passato da Lele Salva. Comunque buona sia la strategia delle due Red Bull, buono il gioco di squadra, si stanno tirando per recuperare Hers, i due là davanti, Birillo Dog e Dadoizzi. Stessa cosa Advance Apple, in questo momento cerca di andare a riprendere il trenino che è lì davanti. Anche Marco entra in box, è l'unica ancora con la gomma rossa, 11 giri, si sta fermando adesso, presumibilmente. Vediamo se mette la gialla.
sì, vediamo. Vediamo dove uscirà Marco Gano, se anche lui farà overcut su Alesi. Non so perché vedo una rossa, ma è una rossa. Attenzione, strategia diversificata in AS. Strategia diversificata, esce dietro a Giovini in questo momento in 12ª posizione. Poi sai, credo che alla fine faremo un po' di calcoli matematici, perché con tutte diventerà complicata, perché Virillo a 10 secondi al momento, Dovizzi 5, Jess Loller 3 insieme a Dante Farsepol e John Rambo, quindi quello che c'è in pista non è già quello che in realtà sono le posizioni vere e proprie. Siamo solamente al 13° giro. È che, attenzione, intanto è arrivato Drago Lievitato sul trenino dei piloti con la gomma hard e passa il primo, che è Cartista, si porta in terza posizione. In questo momento Mauro Gold ha perso qualcosina, perché a 2 secondi e 2 deve tentare il prima possibile di andarsi a prendere il DRS di Cartista e vediamo cosa succederà. Tanto sì, montare gomme, io credo che la strategia sia così, soft, media, soft. Marco sì. Ganu ha tentato di giocarsi la soft, la seconda soft nel secondo stint, e poi metterà sicuramente una media alla fine. Vedremo se pagherà. Vediamo se pagherà, sì. Nel frattempo Drago Lievitato, così come ha stampato la polla, attualmente è quello che ha il giro più veloce in pista con 1.33 e 3.77. Eh sì, intanto Mauro Gold ha guadagnato mezzo secondo in un settore, quindi Cartista, 3 secondi di penalità. 3 secondi di penalità per Cartista, e lì a curva curva 3 è veramente complicato, sì. Anche perché è tanto tanto larga la pista che dici, ma vabbè, io ci vado sul cordolo, e poi però ti assumi tutte le responsabilità del caso. Sì, penso che comunque dal punto di vista d'Italia è una delle più complicate questa, anche perché i piloti fondamentalmente qui sono, insomma, molto esperti e molto attenti, ma è veramente la pista. Sì, anche perché attenzione, perché intanto là davanti, intanto Marco Gano passa Giovi, ma là davanti c'è una battaglia che avevamo visto proprio in Spagna, quando si stavano per giocare la vittoria le due Red Bull con Drago Lievitato. Vedremo se intanto Z Pro Mauro ripassa Just Loller. Si erano passati e ripassati i due piloti. Dicevo, le due Red Bull avevano fatto vedere i sorci verdi con la loro strategia incredibile. Si erano messi davanti tutti e due a tirare attenzione. Il DRS 1. Attenzione, vediamo cosa succede. Altri 3 secondi, John Rambo. Quindi fanno 6. Penalità, fammi un attimo. Attenzione, perché... Mauro Gold passa Cartista in curva 1. Allora, John Rambo 6 secondi esattamente. Vediamo se faranno ostruzionismo le due Red Bull nei confronti di Drago Lievitato, e questo potrebbe far perdere secondi importanti al virtuale leader della gara. Ovviamente, no, ma perché Dimmi. Sì, vai. No, ma anche perché fondamentalmente loro stanno con le hard a 14 giri, li stanno facendo consumare le medie di Drago a 6 giri. Attenzione, Dan. Attenzione, vediamo Drago all'esterno. All'esterno, alla staccata della chicane 1 hard. Occhio, perché Dadoizzi non vorrà cedere così la posizione. Vediamo, si fa tutto all'interno della signa. Si fa solo vedere. Quindi in questo momento vedremo se Drago Lievitato vorrà passare subito anche Birillo Dog. No, i due della Red Bull, ovviamente due squali lo tengono in mezzo. Stava tentando anche da Dovizzi di dargli fastidio, riuscendo facendosi vedere in esterna. Eh sì, vediamo allora a questo punto se Drago Lievitato riuscirà a passare Birillo Dog sul rettilineo principale. Bloccaggio per Birillo Dog. È molto lontano, 4 decimi, ma Dadoizzi è molto vicino.
Da Dovizio è molto vicino. Vediamo, rimangono così le posizioni. Intanto dietro sono arrivati Mauro Gold, Lele Salva, Cartista e Zedra Pro Mauro. Mi sta dando un fastidio Dovizio dietro. Sì, che sta mettendo un po' in difficoltà, lo state concentrando. Intanto è vero che Birillo, nonostante il bloccaggio, comunque sta sempre a qualche metro avanti ancora. No, in realtà è tornato tutto come prima. I primi 10 tutti nel DRS di tutti, quindi grandissima gara per il momento nel GP di Francia della Pro League, sedicesimo giro di 53. No, gli è evitato vicinissimo. Interno. Ce la fa il pilota Alfa Tauri a riprendersi la leadership del Gran Premio di Francia. Gli ha fatto consumare un po' di medie. Tanto Giovi con Alesi, sorpasso e controsorpasso alla chicane nord. Vediamo se il pilota Ferrari restituirà l'attacco o si mette all'interno della Signe. Un altro sorpasso tra Giovi e Alesi. Tiene l'interno qui. Difende la posizione, vedremo cosa succederà tra questi due. Gio Rambo nel frattempo è salito a 9 secondi. Mannaggia. Attenzione intanto, perché là davanti non se n'è ancora andato il buon Drago Lievitato. Sono in vesti poetiche questa sera. Parlo per sonetti e per rime. Incredibile. Poesia in Francia. E dicevo, il Drago Lievitato non è ancora riuscito a salire sopra il secondo, ma dietro sono tutti uniti. Cartista sta tentando di tenere il codone del proprio compagno di squadra Lele Salva. Vediamo un secondo in questo momento. Vediamo se potrà attivare l'ala posteriore mobile Birillo Dog ancora per questo giro. No, non ce l'ha più. E quindi no. È riuscito. Per il momento si fa tutto sulla sinistra, addirittura Drago Lievitato. Occhio, attenzione, perché Mauro Gold stava per entrare all'interno di Dado Izzi alla chicane nord. Non c'è stato contatto, spero non ci sia neanche che stato rischio. Ho visto, è arrivato molto molto sbarazzino. Attenzione, perché Giovi è arrivato lungo. Ha rischiato di prendere, credo che fosse Alessi davanti a lui. Allora, in un punto in cui nessuno si aspettava delle disattenzioni, ce ne sono state tre per il momento. Giovi e i due della Red Bull, sempre nella stessa curva. Giovi però l'ha fatta talmente piano che non ha preso penalità, quindi è stato bravo anche il pilota Alfa Tauri. Vediamo quindi... Sì, dai. Vediamo, perché ha ripreso il DRS Birillo Dog, non vorrà concederglielo di nuovo sul rettilineo del Mistral il pilota dell'Alfa Tauri. E infatti già un secondo e sei, ovvio, con la media adesso che sarà entrata in temperatura, contro un hard di 18 giri praticamente. Dicevo, nel frattempo non abbiamo molto citato Flaminio, che sta lì dietro, sta facendo la sua corsa dietro ad Alesi, praticamente è abbastanza attaccato. Giovi, che in questo gruppetto sta a 2 secondi e 6, 2 secondi e 7, quindi fuori dal DRS. Poi Gio Rambo, che è un po' perso 18 secondi con le varie penalità, e Mister X, che ha appunto avuto la sfortuna nelle prime curve proprio di uscire evidentemente con danni, quindi sta ancora più distanziato a 16 giri. Scusate, 3 secondi e 4. Occhio a Mauro Gold, perché si fa molto molto vicino verso la Signe. Esterno qui lascia il minimo spazio da Dovizi. Non si vogliono far sopravanzare i due della Red Bull, perché sanno che stando lì davanti gli altri dovranno gioco forza, rientrare ancora una volta ai box, e quindi potrebbero giocarsi addirittura la vittoria. Vediamo se si smuove qualcosa qui. Molto molto vicino Mauro Gold. Credo che non tenterà il sorpasso qua in staccata di curva 1. Intanto Drago Lievitato è già salito a un secondo e mezzo. Vedremo cosa succederà poi col cliff della gomma media, e soprattutto quando arriverà. Tanto andiamo
a vedere com'è la situazione gomme, la mettiamo anche in live così voi spettatori che ci seguite potete vedere com'è la situazione. 18 giri di gomme hard per Birillo Dog, Dadoizzi e Cartista, poi ovviamente 16 giri per Mister X che è dovuto rientrare subito. Vediamo se Mauro Gold tenta il sorpasso qui, attenzione perché è arrivato molto molto vicino a Dadoizzi, staccata dalla chicane Nord, è arrivato lunghissimo, Lele salva ma riesce a mantenere la quinta posizione. Vediamo, si affianca Zeta Bramaro che è uscito molto più forte di lui e quindi va in top 5 l'as di Zeta Bramaro. Comunque dicevamo, poi molto più variegata la situazione nelle gomme medie in pista con 10 giri per Drago Lievitato, 11 per Mauro Gold, 7 per Zeta Bramaro, 8 per Lele Salva, 10 per Just Loller, 8 per Advance Apple e poi laggiù indietro Alesi, Flaminio, Giovi e John Rambo con 9 giri di gomma media. Solo Marco Ganu in questo momento in pista con gomma soft con 6 giri. Quindi a breve credo che tornerà ai box per quanto visto prima. Entrare avanti per quanto riguarda le penalità, tra i primi c'è Dodovizzi con 5, quindi parliamo di Red Bull e Birillo Dog, però con quei 10 secondi per quella, per quel taglio totale uscita di, che ha fatto precedentemente. Quindi sì, che non so, non so se glielo faranno scontare ai box oppure se lo porterà per tutta la gara questi 10 secondi Birillo Dog. Sicuro Dadoizzi glieli faranno scontare, i 5 secondi glieli faranno scontare ai box, i 10 secondi non credo, li vedremo. Eh sì, sarà indicativo. Occhio, occhio tutto. Mauro Gold molto, oddio, attenzione, c'era Mauro Gold contro due Red Bull con Birillo Dog che non lasciava spazio per tentare una staccatona e facendo così sono uscite molto molto lente e Zeta Bramaro infatti come prima sull'Ele Salva si porta in quarta posizione all'interno della Sign, va a prendersi occhio, attenzione Mauro, perché Dadoizzi all'interno arriva dietro l'Ele Salva, occhio perché non è esattamente la zona del circuito per fare bagare in 3 o 4 perché è molto molto difficile. Direi proprio di no, perché lì veramente devi impostare curve senza sbagliare altrimenti perdi tantissimo, rischi che vai fuori, ma sono arrivati praticamente in 4, già da provare 5 secondi per guadagno di una posizione. Appunto lì è impossibile, cioè qui quella serie di curve veramente se perdi la traiettoria rischi che fondamentalmente esci tagliando senza volerlo, ma è così, diciamo ce n'è una di traiettoria. Sì, anche perché poi gli avrà dato il segnale il gioco di restituire la posizione su Dadoizzi e probabilmente non gliela, o non ci ha fatto a caso, o non gliela restituita. Tanto Giovi prende 3 secondi di penalità. Sì, ma comunque fasi concitatissime perché si sono affiancati in curva alla fine 2-3 macchine. Attento, attenzione che c'è ancora, attenzione Mauro Gold ancora prima della chicane du Nord va a prendersi la seconda posizione, 2 secondi e 3 da Drago Lievitato. Sicuramente quelli della Red Bull è veramente dei mastini fino adesso, insomma, perché ecco, sono non lo scopriamo adesso, avevano già fatto questo in Spagna come dicevo prima, esattamente la stessa mossa che hanno fatto su Mauro Gold l'hanno fatta anche su Drago Lievitato in Spagna. Ormai c'è molto affiatamento in casa Red Bull, hanno comunque tutte e due un buon passo, sì, quindi se lo possono permettere questo gioco di squadra. Che sì, peraltro in maniera corretta, insomma, molto corretta, molto pulita, anche perché c'era come detto Birillo Dog davanti, Mauro Gold che stava tentando di sorpassare Dadoizzi, quindi cosa è successo? Birillo Dog si è messo davanti a Mauro Gold per non tentare di fargli fare una staccata alla chicane du Nord a Mauro Gold. Mauro Gold è stato più testardo di tutti e due i piloti della Red Bull ed è passato all'esterno, quindi ha fatto attenzione Zeta Bramaro all'uscita di curva 2, si affaccia, anche Lele Salva è entrato 3 secondi, tutti con penalità tranne Mauro Gold, Drago Lievitato, Marco Ganu, Flaminio e Alesi e Mister X. Sì, la,
il leitmotiv di questa gara, ragazzi, tagli. Sì. Così. E siamo al 22esimo giro, quindi ancora dobbiamo arrivare a metà della gara. Attenzione! Attenzione, perché Z Pro Mauro contatto e rompe l'ala. Rompe l'ala. Ma è evidente contatto, tra l'altro anche mantenuto. Oh, attenzione, perché fanno una sportellata adesso. Attenzione, perché si sta riscaldando l'area. Z Pro Mauro al di 3 secondi, qui leggermente accompagnato. Adesso entrando in curva da Dovizia rotolare anche a sinistra, da Dovizia rotolare. Questo ha fatto sì. Intanto Just Loller, ovviamente, resiste da Dovizia. Quindi Just Loller perde due posizioni perché Advance Apple ne ha approfittato. Incredibile. Ma vabbè, si è visto di tutto negli ultimi 400-500 metri, fondamentalmente, ma non c'era spazio. Tra l'altro, contatto che è stato perpetrato per quasi mezza curva, quindi i danni erano inevitabili. Sì, anche perché erano in tre alla chicane nord, quindi molto molto difficile già farla in due. Attenzione, perché Mauro Gold qualcosina è riuscito a guadagnare nei confronti di Drago Lievitato. L'impressione è che, come se con sul DRS, alla fine non riescono a passare, quindi cercano di trovare una soluzione possibile nelle curve, solo che poi lì le problematiche sono di diverso genere, perché veramente non si riesce a passare. Sì, tanto dietro si sono tutti ricompattati grazie alla battaglia che c'è stata tra le due Red Bull. Z Pro Mauro passa Birillo Dog e si porta in terza posizione. Buona gara del pilota Haas, che, come detto, non aveva potuto tentare il giro di qualifica per una penalità. In questo momento si trova in terza posizione, quindi buonissima la gara del pilota Haas, come buona la gara di Birillo Dog per il momento. Era buona la gara di Dadovizzi fino al contatto, un pochettino in sordina ancora Just Loller. Buono comunque anche là davanti i primi due del mondiale, Drago Lievitato e Mauro Gold, in quest'ordine, con Mauro Gold che piano piano tenta di risalire il muro di 1:08 che si ritrova in questo momento. E tutto sommato, insomma, in sei secondi ci abbiamo quasi mezza griglia al 24esimo giro. Dal terzo fino all'ottavo sono tutti nel DRS, con Cartista che è un pochettino più staccato, però non tanto, 1:02. Quindi eventualmente, se ci fosse una bagarre accesa come quella di prima, vedremo cosa succederà. Guarda, qui la speranza è per capire quello che succederà guardando direttamente la pista, che ci prendono tutti 10 secondi così. Tanto ogni tanto c'è qualcuno che ne prende 3. Attenzione, c'è una bagarre con, credo, Alesi. Sì, no, sono tutti in bagarre. con Advance Apple, e davanti c'era Birillo, quindi erano tutti e tre in bagarre. E dietro sta arrivando zitto zitto Just Loller. E dietro ancora lui c'è Marco Gano. Attenzione, largo delle salve. Attenzione, Advance Apple tenta di farsi vedere all'interno. Lele Salva che, per non prendere un avviso, lì andando largo è facile che te lo dia, per non prendere un avviso ha frenato in maniera prepotente ed è riuscito a mantenere la macchina in carreggiata. Quindi in quel punto, insomma, è veramente quasi impossibile passare, quindi sarebbe dovuto uscire dalla pista, chiaramente, come dici tu, aver preso un'altra penalità che non era il caso. No, perché ha già 3 secondi, quindi prendono una, a parte che tutti lì davanti. Just Loller 3 secondi e fanno 6 per il pilota della Williams, che tentava il rilancio qui. No, ma sta seguendo il consiglio, adesso arriveranno tutti e 10, così andranno tutti i parimenti. No, ma la realtà è che veramente, ma sai che mi sembra un po' Baku, no? Nel senso che noi ci aspettavamo chissà quali sorpassi, ma con tutto il DRS alla fine stanno anche attaccati, non sono
attenzione, non ce la fa, no, sono tutti comunque lì e riescono a passare, quindi probabilmente tentano delle soluzioni che sono anche abbastanza improbabili, quantomeno estremamente complicate nel settore delle varie curve, ma veramente se esci traiettoria tanto una attenzione Dado Izzi accompagna John Rambo, arrivato lungo, un John Rambo che voleva riprendersi la posizione ma adesso ha il DRS il pilota McLaren. Fatti passa adesso. Vediamo se riuscirà a completare la manovra. Beh, oddio. Non è scontato. Attenzione ancora Bagar. Dado Izzi, 3 secondi di penalità. 3 secondi. Aveva scontato i 5 secondi ai box. Comunque ancora John Rambo all'interno della Sign. E anche altri 3 secondi di penalità per John Rambo. E ha rotto l'ala di nuovo Dado Izzi. Sì, cioè, è un po' di nervosismo. La frustrazione dei piloti che non riescono a passare col DRS. Occhio. Stanno in fila, eh sì. Ancora. Oh mamma mia. È entrato a cannone. Andiamo avanti. Forse si può fare un po' meglio, però. andiamo davanti. Sono stati momenti concitati, andiamo davanti. Perché Advan Seppolo è vicinissimo a Lele Salva, ma ovviamente il pilota Racing Point si tiene la posizione grazie al DRS concessogli da Virillo Dog, che sta iniziando a perdere qualcosina, perché Z Pro Mauro è a 1 secondo e 2. Ah sì, i primi tre ormai stanno completamente fuori dal DRS. A più di un secondo, 2-1, 2-7, 1-3 fino a Virillo Dog. Sicuramente questa è una pista che non è antistress, ma anzi lo mette, perché oggettivamente comunque sono stati sempre tutti molto vicini, anche nonostante i cambi gomma. Poi è difficile passare sul rettilineo, quindi in qualche ai modo box, hanno tentato soluzioni, ma complicate, sì. Ai box Virillo Dog. A questo punto mi viene in mente una gialla. Eh sì, gomma gialla per Virillo Dog, e quindi andrà fino in fondo. Vedremo a quanti secondi uscirà dal pilota di testa. Ma per il momento 23, ovviamente 25, 27, 28 secondi e 9, 29 secondi facciamo. 29 secondi è morta là. Altri 5 secondi, sì, per John Rambo che nei box è insieme a Dado Izzi. Sì, insieme a Dado Izzi vanno tutte e due ai box, tutte e due cambio ala. Come dicevo, Virillo Dog 28 secondi e 5 nei confronti di Drago Lievitato, quindi vediamo se riuscirà. Sicuramente guadagnerà qualcosina in questo momento con questa gomma media nuova rispetto agli altri che ce l'hanno usurata da una quindicina di giri più o meno, sì. Quindi vedremo se il pilota Red Bull potrà giocarsi poi alla fine la vittoria o il podio, comunque ce la potrà fare sicuramente. Là davanti comunque Mauro Gold rimane sempre tra 1 secondo e 8 e 2 secondi e 2 di distacco dal leader. Ai box anche Marco Ganu. Sì, Mauro non riesce a colmare un po' il gap per cercare di portarsi sotto il DRS da un po' di giri. Ai box Marco Ganu, che era l'unico ad aver montato un'altra soft, monta gomma gialle. Media anche cartista dietro di lui, gomma media anche per lui. Sì, in questo momento in pista sono tutti con le gomme medie fuorché Mister X, che ha da 25 giri le hard. Eh sì, 1 secondo e 4. Appena abbiamo detto non riesce a riportarsi sotto al DRS, ci ha pensato lui. Toglie ancora qualcosina. Ora gli mancano solo 4 decimi dal DRS. Ah sì, con 20 giri sulle spalle, tra virgolette, delle sue gomme. Con Drago invece che ce n'ha un in meno, 19 giri. Ma Z Pro Mauro dietro, che c'ha assolutamente 16 giri, ma attualmente a 3 secondi da Mauro e a 4 e mezzo da Drago.
Occhio, perché le salva adesso è un secondo e mezzo da Zeta Promarro e là dietro c'ha due avvoltoi che rispondono al nome di Advance Apple e Just Lawler. Quindi attenzione, perché potrebbe esserci un'eventuale bagarre anche per la quarta, la quinta e la sesta posizione. E Flaminio che zitto zitto è a 4 secondi e 7. Oh, ai box Mauro Gold. Altra media? Adesso, sì. Ah, attenzione, un po' si sta avvicinando. Bandiera gialla, safety car da Dovizi. Da Dovizi ritirato. Ai. Ho visto personalmente poi. Oh, drive through per John Rambo. Sì. Momento di tensione. Da quando ha rotto l'ala da Dovizi e poi purtroppo più o meno l'abbiamo passato tutti. Quando rompiamo l'ala siamo molto molto frustrati tutti noi piloti, anche perché stava facendo una gran bella gara da Dovizi, assolutamente, con la gomma hard insieme al suo compagno di squadra. Poi però bisogna rimanere lucidi e tentare di non farsi sopraffare dalle emozioni. Questa pista è davvero complicato. È dura perché erano tutti negli scarichi di tutti, e quindi anche la tensione se l'erano un po' anche cercato. Diciamo che se l'erano un po' da un po' che si punzecchiavano, mettiamola così, quindi tanto io mi hai rotto un timpano perché ti sentivo molto lontano. Sei entrato col fatto del naso, che sento meno col fatto del raffreddore, sento meno, quindi ho bisogno di ci hai sturato a tutti quanti, ho preso gli amici in diretta, ma va bene così, siamo ancora più vivi, superata ormai, ci siamo svegliati, eravamo un po' sonnolenti, ci siamo svegliati. Attenzione, perché intanto Drago lievitato va ai box. Sì, tra l'altro Mauro Gold, che si era fermato proprio nel momento in cui è successo l'incidente con la Dovizi, è sostanzialmente entrata la safety car nel momento in cui stavano cambiando le gomme da gialla a gialla. Molto molto bene. Intanto io stavo cercando il mio caricatore del cellulare perché non posso vedere la chat. Sfrutto questo momento di safety car con tutti che entrano in box. Attenzione, Drago lievitato soft. Sì. Drago lievitato soft. Attenzione, perché potrebbe essere una situazione molto molto interessante. Rischia una soft. Vedremo se magari lui sa qualcosa in più, magari sul meteo, oppure si aspetta un'altra safety car. Non si sa. Vedremo cosa succederà. Ah sì, perché 11-13 giri con la soft e andiamo a 43 giri. Quindi se è prevista una soluzione di incattivamento delle condizioni atmosferiche, pioggia verso la fine, potrebbe anche avere una sua validità. Certo che un po' rischia, perché è un grosso rischio. Sì, perché alla fine, male che va, andavi anche Giove ha messo le rosse. Se andavi un po' sulle strategie di tutti quanti, quantomeno ti mettevi sullo stesso piano, così dovrebbe piovere prima. 10 giri prima dovrebbe piovere. E attenzione, perché Mauro Gold è davanti a Drago lievitato. Sì. Quindi undercut favorito anche forse dalla safety car. Però occhio, No, ma mi viene da sorridere, perché se prima erano nervosi, come dicevo anche Andre, per il fatto che insomma stavano un po' tutti vicini, adesso con la safety car si ricompattano per bene, quindi possono, come dire, dare sfogo ancora di più allo stress agonistico che abbiamo visto dall'inizio della gara, insomma. Eh sì, vedremo allora a questo punto cosa... È una ripartenza di un gomme nuove. Cosa potrà succedere a questo punto con gomma soft e gomma media? Buono anche il fatto che Mr. X con quel lungo aveva perso la possibilità magari di giocarsi anche una zona punti. Con questa safety car, se riuscirà a tentare di raggiungere il serpentone e a riaccodarsi, rientra in gara anche lui. Assolutamente. Vedremo. Ah, sì. Si sta avvicinando, insomma, 15 secondi, 23-15 in poco tempo, quindi
ce la farà Mister X, e per lui una nuova gara al 30° giro. Come diceva quel tale, lo scopriremo solo vivendo. C'è da dire che Drago si dovrà veramente sbrigare a credo che lo passerà in un credo che lo passerà in un battibaleno, perché le soft ne hanno veramente tanto di più nei primi giri, in trazione e soprattutto nell'ultimo settore, quindi nei punti cardini di questo circuito, anche perché nella curva a destra, dove arriveremo adesso, che porta poi sul rettilineo del Mistral, se esci bene trazionando molto molto bene, hai già portato l'80-90% di sorpasso praticamente. Sì, e stessa cosa di uscita dopo. Esatto, e stessa cosa poi nell'ultima curva, quel mezzo tornantino che poi porta sulla seconda zona di RS, quindi si vedrà. Tra l'altro ovviamente anche le gialle lavoreranno meglio, ma le rosse adesso con la macchina insomma ormai già un po' parecchio scarica di benzina potrebbero avere una vita un po' più lunga, quindi non so, se non credo che ce la farò ovviamente a finire la corsa con le rosse, probabilmente forse si aspettano un'inversione delle condizioni meteorologiche in ultimi giri, chissà. Allora, tutto sta se e quando arriverà la pioggia, perché se arriva presto, intanto la safety car spegne le luci, sì. Se arriva presto, allora Drago ha azzeccato la mossa. Se arriva tardi, non ci arriva. La vedo dura. Così. Sì. Ma anche se dovesse arrivare a... Allora, sono 22 giri al termine. Anche se dovesse arrivare tra 10-11 giri, o anche 15. Mettiamo 15 per stare più tranquilli, perché 11 giri li ha fatti tranquillamente Z Pro Mauro. Sì, la macchina scarica, no? Senza mettiamo 15 giri, poi arriverebbe con le gomme soft molto molto usurate. Sì, si è preso ovviamente un bel rischio. Si riparte dallo strappone. Mauro Gold tenta di non far prendere subito la posizione a Drago Lievitato. Qui ha tirato una grandissima staccata il pilota McLaren, ma non ci sarà il sorpasso qui. Ovviamente il DRS non sarà abilitato per due giri, quindi se vorrà tentare un sorpasso il buon Drago Lievitato, dovrà farlo alla vecchia maniera, diciamo, quindi senza controlli elettronici e senza ale mobili. Sto facendo una battuta veramente disastrosa, perché dicevo, beh, gran coraggio Drago, ma giustamente non poteva essere altrimenti. Mannaggia. Attenzione, attenzione, perché Drago è molto molto vicino a Mauro Gold. E lo punta, non c'è più il DRS però. E qua deve dare tutto l'ERS. E qua deve dare tutto l'ERS, arriva. E grandissimo sorpasso all'esterno di Drago Lievitato. Sì. Che si porta di nuovo in testa alla gara. Non poteva fare nulla Mauro, insomma. Ne hanno tanto di più. Se ne aveva di più. Ha fatto un gran sorpasso, ma ne hanno tante di più, tanto di più le gomme soft. Sì. Sono lasciati lo spazio lì un po'. Guarda, guarda Giovi, guarda Giovi, attenzione Giovi che ha le gomme soft, è all'interno di Flaminio. L'ha fatta a 5-6 km un'ora in più quella curva. Se arriva la pioggia quando pensano in casa Alfa Tauri, hanno fatto veramente una grandissima strategia. No, ha fatto un capolavoro, guarda, veramente ha fatto un capolavoro. Chiaramente là dietro Giovi avrà un po' più di difficoltà di passare più macchine, quindi stressare ancora più la gomma, insomma, rispetto a Drago che sta alla fine ha dovuto sorpassare una macchina, ma sta là davanti. Adesso dovrà prendere un po' spazio, togliersi dietro il DRS di Mauro Gold e poi gestire la gomma, perché questo sarà fondamentale. E quindi vediamo com'è la situazione in pista in questo momento. Ovviamente le due Alfa Tauri con la gomma soft e tutti gli altri gomma media. Quindi vedremo come gestiranno la situazione nella scuderia di Faenza. Ah, Flaminio 3 secondi. Tanto c'erano stati altri 3 secondi per Gian Rambo. I suoi primi 3 secondi, Flaminio stava a 0. È un peccato. Quindi si riduce a 5 piloti senza penalità. Ah sì.
tra l'altro importante, i primi due non ne hanno. Eh sì, stanno facendo veramente una bella gara, e ovviamente i primi due sono anche i primi due nella classifica generale della Pro League. Primo Drago Lievitato a 112 punti, secondo Mauro Gold a 110 punti. È un motivo evidentemente, cioè. Occhio, perché Giovi è molto molto vicino ad Alesi. Là davanti sono un po' tutti lontani, invece Alesi addirittura prima dell'ultima curva, del rettilineo principale, all'ultima curva riesce a passare Alesi e portarsi in una posizione quando ci sono stati ancora 3 secondi per Advance Apple e ancora 3 secondi per Gio Rambo. Se, non so se leggo bene, Gio Rambo mi dà un conteggio totale, un computo totale di 26 secondi. Probabile. Eh sì, anche diciamo, da parte del direttore gara ci sono parecchi... Ah, e tra l'altro ha scontato adesso un drive-thru. Quindi... Sì, anche il corsia di box credo che li abbia presi 5 secondi, se non mi ricordo sì, male. Sì. Torniamo alla pista con Drago Lievitato che ha preso addirittura 2 secondi e 3, sta continuando ad abbattere... Record su record, 1.31 è arrivato il suo giro più veloce. Mauro Gold comunque tiene tutto sommato a bada Lele Salva, che rimane lì intorno ai 6 decimi. Invece c'è Giovi di nuovo su Marco Ganu. Attenzione, dove ha passato prima Flaminio. Questa volta Marco Ganu molto, molto attento, era anche un pochettino più lontano. Credo che il Drago Lievitato tra l'altro starà facendo una sorta di danza della pioggia, perché oddio, il cielo sembra molto molto sereno, comunque il cielo, quindi... abbiamo un piano agosto praticamente in Francia, esatto, detto questo. Esatto, quindi non lo so, però vediamo se l'hanno fatto, un motivo c'è, quindi vedremo. Intanto stiamo guardando in questo momento Giovi che se la sta giocando contro le due As e anche Birillo Dog. È un quartetto in questo momento, con Alesi un pochettino più staccato a un secondo e due, che viene seguito a sua volta da Flaminio, Cartista e Mister X, che è a un secondo e quattro, quindi mezzo secondo avrà anche lui il DRS. 2 secondi e 8 intanto lassù, Lele Salva non riesce. Oh, Zeta Pro Mauro su Birillo Dog. Si prende la sesta posizione. Adesso ha 2 secondi e 8 da recuperare per andare a prendere la top 5. E Just Loller. Occhio, si fa vedere Marco Ganu dietro a Birillo Dog. E Just invece è riuscito a recuperare una gara per il momento. Ah, Giovi 3 secondi di penalità, fanno 6. Sì, purtroppo. Allora, ricordiamo, facciamo un recap penalità. Sì. Grazie al nostro Giovo che ce lo dice. Sono 3 secondi per Le Salva, 6 secondi sia per Advance sia per Just Roller che per Giovi. 3 secondi per Z Pro Mauro, Flaminio e Cartista. E poi 26 secondi per John Rambo. Quindi i 10 secondi, ricordiamo, di Birillo Dog li ha presi per un dritto, per evitare di andare a prendere la macchina che stava davanti, e ha tagliato la chicane nord. Quindi si è andato a prendere purtroppo 10 secondi di penalità. E per effetto delle penalità, tra l'altro, c'è Mister X che ha tredicesimo posto a Cartista e Flaminio, ma tutti e due questi piloti hanno rispettivamente 3 secondi a testa, quindi tecnicamente lui in realtà sta a 2 secondi da Alesi più o meno, cioè in zona punti. Giovi, sì. Giovi su Marco Ganu alla staccata della chicane nord, e tra l'altro prenderebbe la posizione anche su Birillo Dog, Mister X, perché 10 sì. secondi sono tanti, quindi in questo momento sarebbe a punti. Esattamente. E questo esattamente. Vediamo se Mister X è iniziata. Ha voglia. Sì. Vediamo. Là davanti, in questo momento, con le penalità
non avrebbe problemi Lele Salva, perché Advance Apple dovrebbe passarlo e dargli 3 secondi. Advance Apple si gioca però la posizione in pista con Just Loller, perché hanno tutte e due 6 secondi, e Z Pro Mauro prenderebbe sia la posizione su Just Loller, che per un pelo non riuscirebbe a soffiare la quarta posizione ad Advance, quindi dovrebbe sperare che tutte e due iniziassero un po' a battagliare. E tra l'altro Z Pro Mauro può stare molto tranquillo anche dietro, perché Virilo Dog ha 10 secondi e Giovine ha 6, quindi sì, fra poco avremo bisogno di un professore di un pallottoliere per Rides, perché per tenere i conti, perché la situazione è abbastanza complicata, no? Intanto dalla chat il buon The Mentalist 92 riscatta un bevete, io non ho niente da bere nei paraggi e non so se te Fabio ne hai qualcosa. No, attualmente no. Quindi, e niente, guarda, quindi giuro che prima della fine della diretta berremmo, e ovviamente si può bere anche tranquillamente acqua, anzi io vorrei bere un goccino d'acqua, perché ho le corde vocali che stanno minacciando la secessione dal mio corpo, quindi... Acqua che vorrebbe, altra battutaccia ragazzi, acqua che vorrebbe bere anche il drago lievitato. No, vabbè, incredibile. Incredibile. A 37 ragazzi, giri. Io mi alzo. Che possiamo chiudere qua la live. Arrivederci a tutti, al prossimo anno. Chiudiamo tutti i campionati. Importantissimo. Incredibile, hai fatto risalire anche Andre. Quindi... Si è risvegliato. Ero concentrato sui tagli, ma questa battuta qui onestamente ho dovuto riattaccare il microfono. Hai dato corrente a tutti i dispositivi, no? Sì. hai fatto benissimo. Tanto io ho bevuto in questo momento di hilarità. Ah, ho trovato anche giovamento. Incredibile, c'è Giovi in pista. Vabbè, continuiamo a dare spettacolo questa sera. Sì, allora, perché fondamentalmente in questo momento è tutto abbastanza, è tutto abbastanza tranquillo, quindi giustamente sì. i nostri sostenitori, che sono 33 per il momento, diranno: ma cosa succede qui? Cerchiamo di ravvivare un po' tutti voi, signori. Guarda, prima c'era anche un 34esimo, e se n'è andato forse dalla... Sì, no. Dopo la tua battuta, dopo quelle battute abbiamo perso. Se n'è andato un altro. Io volevo dire, e niente. Va bene. Attenzione, cartista Flaminio molto vicino ad Alesi. E cartista a sua volta negli scarichi della Williams di Flaminio, che a sua volta ha negli scarichi Mister X, che è riuscito a prendersi la. Il codone della Red Bull, della Racing Point, vabbè. Perché noi diciamo così, parliamo, no? Scherziamo, nel frattempo loro corrono giustamente, e quindi insomma Mister X sta facendo veramente una bella gara per come era partita. Intanto il buon Raffaele Lelli ci dice: complimenti ai ragazzi in cabina, la serietà è durata una gara, e quella gara la commentava il buon Ricciardone, quindi hai detto tutto. Perfetto, un saluto al mitico Raffa, insomma. No, beh, gli diamo diciamo sfogo, così alla fine dell'anno, di realizzare un Fit Late Night Show per il Blu-ray, perché sono Marco Mammazza, per il Blu-ray di fine anno, quindi questo è tutto materiale che andrà a finire lì. Attenzione, Giovi vicinissimo a Birillo Dog, che a sua volta è molto vicino. E niente, stasera con i trenini ci abbiamo fatto tutta la gara. Attenzione. Beh, sì, la safety car ha ricompattato anche un po' tutto. Adesso diciamo sono divisi in tre gruppi principali, no? Sì, però... c'è Drago Lievitato da solo, Mauro sì. Gold tutto sommato da solo, poi Lele Salva, Advance Apple, Just Loller e il primo gruppettino. Poi c'è sì. Z Pro Mauro, Birillo Dog, Giovi e Marco Ganu, che è il secondo gruppettino. E poi c'è Alesi, Flaminio, Cartista e Mister X, tutti in un gruppetto. E poi Gio Rambo da solo. Quindi sì, ci sono sostanzialmente tre gruppetti. Considerando anche le penalità, è ancora un po' tutto in ballo, compreso anche il punto della, il punticino della gara. Eh sì, assolutamente. Ancora non detto nulla dietro.
Assolutamente, anzi, in questo momento Mr. X sarebbe a punti. Sarebbe a punti, sì. Che prenderebbe la posizione su cartista Flaminio e anche su Adam Seppel 3 secondi e fanno 9. Quindi sì, avrebbe la quarta posizione in tasca Just Lawler, deve stare attento con gli avvisi. Qui i tagli sono veramente tanto tanto severi. Vediamo. Eh sì, 9 secondi. E quindi attenzione, perché dietro perderebbe la posizione anche su, per un pelo non riuscirebbe ancora a perdere la posizione su Z Pro Mauro, perché sono 6 secondi netti o altri 3 secondi per John Rambo, fan 29 intanto. Attenzione, sì, tu si sono 5 piloti sostanzialmente che non hanno preso, non riuscito perché non si sanno i casi di vita, ma insomma con 5 piloti uguali non hanno ancora preso penalità e speriamo insomma che non le prenda più nessuno, questo è il nostro augurio, ma vediamo come si evolverà poi, perché tra l'altro come l'AS stanno, anche noi ci attendiamo una soluzione magari alla fine della gara che è bagnata, ma in effetti niente, qualche nuvola, 12 giri, qualche nuvola inizia a vedersi in quel della Provenza e il sole non è più alto nel cielo. Quindi vedremo cosa succederà. Sì, perché attualmente è che io noi sappiamo già cosa succederà. È che io volevo tenere la suspense. Poi arriva il buon Raffaele Lelli che prima ci diceva: avete tenuto la serietà per una gara, e spamma il finale. È ancora peggio. Sì, che però Andrea, diciamo che poi qui non si sa mai che si della vita, no? Perché ok, ma già delle strategie si poteva pensare che verso fine gara potesse piovere, ma va a capire bene quando, magari 2 giri prima, 10 giri prima, insomma, considerando che attualmente le rosse della AS, che montano le due vetture AS, hanno entrambe 11 giri. Oh, attenzione, Flaminio su Alesi prima della chicane du Nord, e si prende la decima posizione. Vedremo se riuscirà a dare qualche strappettino per tenersi anche lui il momentaneo punticino della decima posizione. Dicevi, no, che di legge è scritto che tra 5 giri dovrebbe piovere. E niente, tutti che spammano il finale. Tra 8 finisce. Tra 8 finisce, no, beh, di più di 8, 12. No, abbiamo 12 giri. No, scusami, 12. Ma lui è ammalato, quindi è giusto. Poi fa l'avvocato, non deve fare il contabile, quindi gliela passiamo. Quella dovrebbe essere cosa certa. Sul bagnato, che poi bisognerà anche vedere quanto bagnato sarà, se ad esempio saranno in condizioni, no, di portarla alla fine anche con le slick senza bisogno di cambiarle, e lì sarebbe un problema per le rosse, perché arriverebbero veramente alla fine della loro vita, tra l'altro con un grip quindi molto molto basso su una pista che sarebbe comunque non asciutta. Vedremo quindi, perché se tra 5 giri piove, dovremo vedere il drago lievitato cosa succederanno alle sue gomme. Occhio, perché Advan Seppel era arrivato vicinissimo a tentare un attacco sulle salva. Non è riuscito poi negli ultimi metri a chiudere la manovra. Quindi rimane per il momento la Racing Point, ma rimarrebbe lo stesso la Racing Point di Lele Salva in terza posizione, perché Advan Seppel, come detto, ha 9 secondi di penalità, mentre Lele Salva solamente 3. Lo stesso quindi anche Just Lawler, Z Pro Mauro, che... No, Just Lawler ha 6 secondi, Z Pro Mauro ne ha 3, ma in questo momento ha perso tantissimo tempo dai piloti là davanti. Lele Salva si sta riportando sotto al secondo e Marco Gano inizia qualcosina a rosicchiare a drago lievitato, quindi attenzione. Sì, intorno ai 2 secondi sta oscillando adesso. Era ai 2 secondi e 4, se non vado errato, prima. Anzi, adesso quasi sotto l'uno, si sta guadagnando piano piano un po', sì. Oh, Birillo Dog, 3 secondi di penalità, fanno 13 nel computo totale.
Questo non l'aiuta affatto al pilota della Red Bull, che fino a qui ha fatto una signora gara partendo dal fondo con una penalità che non gli permetteva di entrare in pista e fare un giro cronometrato durante le qualifiche. Ah sì, perché poi tutto sommato l'ha preso tutti insieme, credo, quei 10 secondi. Sì, no? È stato pulito fondamentalmente. Come no, perché lì Giovi aveva fatto la stessa manovra che aveva fatto Birillo Dog, era arrivato lungo, però l'aveva fatto talmente piano che sì, aveva perso due posizioni, ma non gli aveva dato 10 secondi. Quindi già. Lì poi l'aveva fatta anche da Dovizi qualche giro prima, gli aveva dati solo 5, quindi dipende. Allora, campanello d'allarme, perché un secondo e 6, io credo che stanno un po' andando in crisi con me. Lo credo anch'io. Andiamo on board. Sono segnatissime. Sono segnatissime le anteriori di Drago Lievità. 1 e 5 stanno crollando. Cioè, momento drammatico per Drago Lievitato, perché da un giro e mezzo a questa parte comincia a sentirsi bene la differenza tra le medie e le soft. Intanto, quando siamo al 44esimo giro di 53 previsti, io vi ricordo che ha aperto il Driver of the Day sul nostro canale Telegram. Andate a votare, cercate Formula Italian Team Official Channel e cercate chi vi ha appassionato di più in questa gara, e verrà eletto poi a fine delle interviste post gara il Driver of the Day, quindi l'uomo gran premio, come direbbero i master. Pensateci, ma ancora io aspetterei, perché qui non è ancora detta l'ultima parola. Noi l'abbiamo aperto, magari non affrettatevi, aspettate. Uno può anche cambiare voto, quindi può anche cambiarlo dopo qualche giro, magari dopo un problema o un errore, chissà. No, il voto non si cambia. Questo ne sono sicuro, perché il voto. Sì. Questo ne sono sicuro, perché quando tu dai conferma è a posto. Però Rifletterci un attimo. Ci riflettiamo noi e poi tra quattro giri vi diremo qual è il nostro Driver of the Day. Voi rifletteteci e poi ce lo date anche voi. Ma anche tra 5 giri, più che da 4. Vabbè, a sto punto facciamo il 52esimo giro, così siamo a posto. Esatto, e poi al 53esimo giro succede di tutto. Abbiamo deciso, domani ve lo diremo. Stasera, mezzanotte. E niente, quando Andrea apre il microfono, poi parte una risata che dura da qui a quando dobbiamo dire il Driver of the Day. Nel frattempo, preparatevi, fermi tutti. Aia. Dite poco, Drago Lievitato, perché siamo un secondo e tre e fra poco andrà sotto DRS. No, beh, questa me la immaginavo più ficcante questa battuta. Siamo in chiusura, non ci dobbiamo concentrare. Quindi. Sì, è stata un po' di British humor, un po' una frecciatina, ecco. Quindi, un dato di fatto. British humor in Francia, ci abbiamo provato. Eccolo lì, lo sapevo io. Attenzione, 1 e 4, le salva 6 decimi nei confronti di Mauro Gold e Advance Apple e Just Lawler se la giocheranno loro due da soli, perché Advance Apple è a 1.8 in questo momento dal pilota della Racing Point. Nel frattempo riaccese le luci, siamo ripassati dall'agosto all'autunno, perché qui veramente la pista si sta adesso scurendo e siamo al 45esimo giro su 53. Sì, 1 e 2 perde tantissimo nell'ultimo settore Drago Lievitato. Tanto. Adesso sì, 15 giri sulle soft, è vero che si sta scaricando la e attenzione, perché 16. È fortunato che è stato bravo a non prendere penalità. Sì. Però rischia anche di perdere il podio, perché un'eventuale battaglia a 3 e poi dietro ti arrivano, perché non sono lontani, sono a 1 secondo e 8. Quindi attenzione. Ci ha provato, però ha dato troppa fiducia al gioco, se mi posso permettere. È stato coraggioso, no? Come Drago è stato coraggioso, ma considera che però abbiamo 3 secondi di penalità della Racing Point e 9 secondi della
della Ferrari, quindi tecnicamente insomma il podio potrebbe anche piove. Eccola. Piove, ma si deve bagnare la pista, non serve solo che piova. Attenzione, le soft come usurate, come reagiranno su una pista bagnata? Eh sì, anche perché piovendo, bisogna vedere anche l'intensità della pioggia. Io vedo qualche gocciolina. Sì, sta qualche goccia. Magari... Vediamo in un board, magari su qualche. Vediamo. Vediamo in un board su Drago. Qualche gocciolina di rado. C'è anche addirittura l'ultimo sprazzo di sole all'orizzonte. In curva comincia. Ah, un secondo. Sta entrando adesso su DRS. Sì, no, vabbè, ma non. Non ce la fa. Deve sperare che inizi. Che inizia a perdere di prestazione subito la impostazione. No, è ancora asciutta. Ancora tiene un po', sì. Ci ha provato. L'ha rischiata per un giro, mi permetto di dire, perché magari dal prossimo giro inizierà a essere umida la pioggia e quindi sarebbe lì, già l'intermedio. Mezzo secondo ci sta dentro Mauro. Poi ovviamente più si fa umida la pista e con queste gomme usurate. Ma qui in accelerazione adesso. Aia. Un gran peccato. Speriamo che ci possa dare questo. Esterno, due correzioni. Sì, speriamo che ci possa dare questo finale di Gran Premio con una bella bagarre che se la possano giocare tutti ad armi pari. Drago al limite. Sì. Zeta Pro Mauro stava perdendo la macchina e Brillo è attaccato. Oh, intanto Cartista sorpassa Alesi alla staccata della Chicane Nord. E questo non vorrei dire, ma un'eventuale battaglia tra Cartista, Alesi e Mr. X potrebbe salvare Brillo Dog. Perché a 4 secondi e 2 Marco Gano più 3, 4 e mezzo, 4 e 7, gli servirebbero ancora 4 secondi a Berillo. Che è successo? Mamma mia, Mauro sul ghiaccio, ecco. Sono finite, sono finite. Contatto con Berillo. Giovi, contatto con Berillo, intanto nelle retrovie, ma davanti. Difficoltà con le soft. Ma davanti. Difficoltà serie con le soft. Mauro Gold si prende la leadership del Gran Premio di Francia. Drago, guarda, sta cercando di cambiare tutte le impostazioni veramente della miscela, del vecchiamento di benzina per tenerla più mansueta possibile, perché aveva già problemi di accelerazione pazzeschi. Anzi, stava perdendo proprio la macchina all'uscita dell'ultima curva, dove dopo qualche centimetro. Occhio, perché l'Elle Salva è vicino. Attenzione, vediamo se la Chicane Nord potrà tentare l'attacco. Occhio a rischiare così tanto, Giovi. Occhio, urca, che come è uscito, tenta in tutti i modi di non lasciare spazio all'Elle Salva, ma ha trazionato veramente molto molto male. Non per colpa sua ovviamente, ma ormai le soft hanno fatto il suo corso. E a questo punto attenzione, perché sono a 3 secondi dietro. Sì, tu devi stare molto attento e in qualche occasione ha rischiato anche di evitare il taglio, perché insomma la macchina adesso è veramente inguidabile. Anche Salvo ha i suoi problemi, nonostante abbia le medie, adesso comincia a diventare difficile, credo un po' più complicato guidare su questa pista. Guarda quanto gli hanno preso dietro, 2-2. Diciamo a Vanseppo l'ha 9 secondi di penalità. Drago deve solamente a questo punto concentrarsi e rimanere pulito. Ai box Berillo Dog e Ganu, attenzione, se la rischiano intermedia. Intermedia sia per Ganu che per Brillo Dog. E questo potrebbe 4 salvarlo. Giri. 4 giri, vediamo, perché il discorso è questo: o loro sono costretti a fermarsi tutti, e allora hanno fatto un'ottima scelta. Comunque, anche questa è una gara dove aspettiamo veramente fino alla fine per capire. 5 secondi di penalità per John Rambo. Vediamo. L'Elle Salva comunque è vicinissimo a Mauro Gold. E la è iniziata a essere la intermedia.
è iniziata a essere una intermedia perché Advance Apple ha perso tantissimo. Sì, sì, i piloti iniziano... Iniziano a far fatica. Sì, sì, sì. Se infatti Drago la sosta con l'intermedia, chissà. Però lì è, di... lì è duro. Momento. No, ma adesso ha iniziato anche a piovere un pochettino più. Sì, è iniziato a piovere anche un pochettino più copiosamente. Vediamo. Sono arrivati in zona box. Le salva box, Mauro Gold box, Drago box, tutti ai box. Tutti ai box. Oh, 5 secondi di penalità per Advance Apple. Attenzione, sì. Just Lawler continua. Attenzione perché si potrebbe giocare la carta della vittoria. Just Lawler, tre giri allora, alla fine, bandiera gialla nel terzo settore. Sta rischiando tutto. E Alesi, sta rischiando sia di vincere che di distruggere. Perché adesso occhio, sarebbe un grandissimo colpo di scena. 19 secondi, no. È dura. Just 3 Lawler giri è dura. Non curva, sarà problemi veramente enormi. No, è troppo duro. 19-4. Attenzione. Tanto ricordiamo che ha 6 secondi di penalità, Just. Ha 6 secondi di penalità, quindi fanno 13 secondi. 19 secondi da Mauro, sì. Fanno 13 secondi da recuperare per Mauro Gold, che gliene ha guadagnati 7. Ha guadagnato 7 decimi in due curve. Ma sì. Mamma mia, Just. Intanto Ganu su Flaminio là dietro. E questo fa sì che Mister X potrebbe risalire almeno fino all'ottava posizione da dove era partito. 3 secondi altri per John Rambo. E quindi ci concentriamo. Orca quanto è arrivato lungo qui. Piano Just. 18-2. Ultimando le ultime due curve, per poco entra in box. Non brutalmente, per poco entra nella corsia del box. Ma è dura così. Vediamo quanto gli ha recuperato Mauro Gold. Potenziale alleato di Just Lawler potrebbe essere Lele Salva. Ma sai, se vedo bene dagli intervalli, da me conferma, se ho capito bene, sta sempre a 16-4. Ma eravamo partiti da 19-4 all'inizio del giro. Eccolo. 15-7, 4 secondi. 7, sì. No, allora, se non avesse avuto le penalità, allora sì, perché gli ha guadagnato 4 secondi in un giro praticamente. Sì. Però... ormai Mauro Gold può guadagnargli 2 secondi e starsene tranquillamente. No, beh, deve arrivare a 6 secondi comunque. Attenzione. 15, 11. Siamo lì. Mancano 12, Siamo 12, lì. 11 e mezzo adesso. Siamo lì. Se i calcoli dicono che con una media di 4 secondi al giro siamo lì. Ma in realtà non so le condizioni adesso della pista, sono sui vari onboard. No, è incredibile. È bagnatissimo. È bagnatissimo. Comunque, ecco, se ce la fa Just, ha fatto un miracolo. Allora, se finisce la gara Just, non dico se la vince, se la finisce, io ho un'idea delle votazioni. Largo. No, non la tiene più. Deve arrivare con 6 secondi. 10 e non ce adesso. La fa. 10 e 1. 9 e 8 non ce la fa più. No, altri due giri no. Ormai deve rimanere fuori perché ci ha provato. Però è 8 e 6. Ancora praticamente questo sarà il penultimo giro che inizierà Just. Eccolo, dai, 7 e 6, quindi veramente un secondo a curva a momenti. Sì, ma anche perché sì. Cosa ha detto? Okay. Io l'unica volta in cui posso, l'unico settore in cui posso perdere alla fine è l'ultimo, perché è quello più tortuoso. Gli altri alla fine hanno due o tre curve, sì e no. Mauro Gold è primo. Mauro Gold in questo momento è primo. Mauro Gold è primo. E quindi potrebbe anche prendersi potenzialmente la leadership. No, 3 secondi Just, 3 secondi Just e fanno 9.
Sì, ma non poteva fare altrimenti, veramente. È difficile, è un e 9. Non so come non no. si sia ancora girato, Andrea, guarda, sto seguendo tre giri. Cioè, è un miracolo che non si sia ancora girato. È un gran peccato. Ci ha provato, ma l'intensità della pioggia ha fatto sì che si bagnasse su. Drago gli ha evitato! Drago gli ha evitato all'interno di Lele Salva. Aveva già la posizione. Fa passare, giustamente. Cioè, non è che voglia farlo passare, è che ne ha veramente ormai tanto di più l'intermedio. Sì, solamente che ti si gira addosso. Esatto. Insomma, quindi... esatto. Ci ha provato Just. Vediamo dove arriverà. Sicuramente fino chiude alla... però. Chiude a Drago per poco il contatto. Non volutamente, ma... sì. In sesta, posizione ci arriverà quasi sicuramente. Viene passato anche da Advance, quindi in questo momento è quinto. Potrebbe giocarsi anche la posizione con Z Pro Mauro, ma penso abbia solo 3 secondi di penalità Z Pro Mauro. C'è Pro Mauro ha 3 secondi, quindi no, ma in questo momento no, è settimo. E deve stare attento a non arrivare più in là. Sì. Perché 11 e 8, altri 3 secondi per John Rambo intanto. Ganu anche lui ha le gomme intermedie, è già arrivato Z Pro Mauro. Ultimo giro intanto. Mauro Gold con tra virgolette il tappettino che ha fatto Just Loller nei confronti di Drago e Lele Salva, ha preso 2 secondi e mezzo. Chicane du Nord per l'ultima volta si lancia verso la Signe. Che gara. Ha fatto un garone Mauro Gold. Il più solido. Il più solido di tutti. Non magari tutte le volte il più veloce, ma il più costante. Mauro Gold sempre arrivato quasi sempre sopra. Intanto Birillo Dog su Flaminio, 8ª posizione, ma può farci ben poco purtroppo. Birillo a 13 secondi di penalità. Cartista anche vicino a Flaminio. Ci siamo perché Mauro Gold, penultima curva va a vincere il Gran Premio di Francia sul circuito delle Castelle. Paga la sua strategia con le gomme medie. Drago secondo, e secondo anche nel mondiale, perché subisce il sorpasso nei confronti di Mauro Gold, che si va a prendere la leadership della classifica generale. Z Pro Mauro quarto. Sono giocati proprio in pista, sì. Tutti quinto due. Advance Apple, buona anche la sua gara. Buona la gara di Z Pro Mauro, che ricordiamo risaliva dal fondo. Marco Ganu sesto, settimo Just Loller che ci ha provato in tutti i modi. Tanto bandiera gialla nel terzo settore con Mister X settimo anche davanti a Just Loller. Mister X settimo, sì. Perché è stato incredibilmente pulito. È stato uno dei pochi piloti ad avere a non avere penalità. Com'era partita, che purtroppo aveva rotto l'ala in circostanze che purtroppo non abbiamo visto. Aveva rotto l'ala, ha fatto sempre la gara da in fondo. Safety car si è riaccodato e gli altri hanno preso le penalità, non sono stati puliti quanto il buon Mister X. E si va a prendere la 7ª posizione, 8º Just, quindi 9º Flaminio, 10º Cartista. Chiude la top 10 la Racing Point di Cartista, anche lui partiva dal fondo. Pilota del giorno qua ci dà a Z Pro Mauro, perché ha fatto una bellissima gara, perché Mauro, ricordiamo, partiva dal fondo, è arrivato quarto, comunque è stato molto molto solido. Sì, perché quello che ha preso più posizioni. Io non perché ha vinto, ma perché mi continua a convincere con la sua costanza. Mauro Gold è il mio pilota del giorno, ragazzi. Ha azzeccato tutto. Guarda, io dico che se l'è guadagnata, sia in pista, quindi per quanto riguarda il Gran Premio, che è un punteggio dei piloti, insomma, di campionato.
però alla fine apprezzo anche chi ha saputo usare, e quindi io Just ha usato più di tutti. Drago secondo me si è affidato troppo del gioco, perché è vero, sì, è arrivata in 5 giri la pioggia, però poi si deve bagnare la pista. Quindi ha corso un gran rischio. Quando stai là dietro non è facile, nel senso che alla fine, sai, se si metteva un po', perché era veloce, l'ha fatto vedere la pole position, l'ha fatto vedere anche dopo, ha messo il miglior giro, quindi però sai che ho apprezzato anche il fatto che nonostante quello ha voluto usare, quindi ci sta. Poi oggi certamente Just anche fatto, insomma, Just l'ha tentata, ha detto tanto più di ottavo, settimo, bravissimo, sesto non ci arrivo. Quindi, è difficile indicare chi è, perché devo dire che nonostante dei momenti di tensione, no, di nervosismo, abbiamo visto insomma dei contatti e anche sportellate ed episodi insomma che poi si vedranno anche successivamente, ma nonostante tutto sono stati veramente tutti molto bravi dall'inizio, a parte qualche caso, ma insomma anche alla fine con Mr. X che si è guadagnato veramente quei punti in maniera direi puntuale, precisa, rigorosa e pulita. Allora, intanto vado ad invitare, se mi inviti Ganon mi fai un piacere. Scusa, Mauro Gold. Perché non credo di averlo tra gli amici. Credo di avere la tua stessa situazione. Adesso ci proviamo. Ah, beh, allora. Dammi qualche secondo, vedi un attimino. Niente, non ce l'ho. Quindi lo andiamo ad invitare. Allora, vediamo se riusciamo ad invitare subito. Ok, dovrebbe essere questo. Perfetto, Mauro è invitato. Manca solo a questo punto il buon Drago. Arriviamo subito. Ah. Sì, sei arrivato primo, Drago. Sei arrivato primo, Mauro, quindi. E allora è colpa sua. E allora è colpa di quell'altro. Sì, probabilmente per sbaglio. Abbi pazienza. Eccolo qua il vincitore. Grazie. Vedi che non sono adesso che è arrivato Lopeschi, non sono l'unico che confonde Mauro Gold con Marco Gano. Che anche il buon Fabio. No, io non l'ho invitato, ho invitato il buon Mauro, quindi. No, mi fa piacere sentire Marco, ci vediamo anche al di fuori ogni tanto, Marco Drago. Ok, quindi manca solo Lele Salva e ci siamo tutti, giusto? Così dovrebbe. Giusto. Okay. Ok, Lele Salva, eccolo qua. Si siano ancora sintonizzati con l'audio? No, credo che sia Mauro Gold sia Drago sono arrivati, quindi buonasera ragazzi. Aspettiamo solo le salva. Buonasera, eccovi, perfetto, ci siete. Aspettiamo solo le salva ed iniziamo. Magari poi se vediamo che non arriva, iniziamo da te, Mauro. Dato che sei il vincitore del Gran Premio, eccolo qua, è arrivato, ecco, anche Lele. Quindi possiamo iniziare, ecco, con le interviste. Mauro, io t'ho definito nella conclusione di Telecronaca, praticamente il più costante di tutti. Hai azzeccato innanzitutto la strategia per qualche giro con la gomma media, aspettavate la pioggia, quindi sei stato anche bravo nella lettura del meteo, e t'ho definito il più costante tra tutti qua dentro, perché Just Lawler è partito, come sappiamo tutti, a cannone, per poi diciamo
fare queste ultime gare in sordina. Drago ha avuto anche lui i suoi problemi diciamo nella fase centrale di questo inizio di gare, invece tu sei sempre lì, quindi io ti ho definito il più costante. Poi magari dimmi com'è andata la gara, però complimenti. Grazie innanzitutto. Allora, per quanto riguarda la partenza, come al solito, partenza da dimenticare, perdo due posizioni. E niente, rimango tranquillo dietro Alesi Alberto. E cerco l'undercut, infatti mi fermo uno o due giri prima del previsto, mettendo la gialla. All'inizio con la gialla non c'avevo un gran ritmo, infatti quando è uscito Drago il giro dopo stava scappando un po' via. Poi abbiamo preso le due Red Bull, per fortuna sono riuscito a passarle entrambe, anche se quando si mettono una dietro l'altra a difendersi a vicenda è molto molto complicato. E niente, dopo aver passato le due Red Bull ho avuto un ritmo assurdo con la gialla, cioè infatti io riuscivo a guadagnare qualche decimo a giro su Drago. E niente, io volevo prolungare ancora un po' il mio stint, solo che ho visto che Birillo si era fermato due o tre giri prima di me, non volevo finire dietro di lui, e quindi ho anticipato anche in questo caso la sosta, l'ultima, anche se stavo guadagnando su Drago. E niente, poi appena sono andato in box è entrata la safety car, diciamo che sono stato anche forse un po' fortunato perché ho passato Drago in questa situazione. E niente, poi in partenza Drago naturalmente mi ha passato facilmente, sia per vantaggio di gomma ma anche per una questione di temperatura proprio delle gomme. E niente, poi attendevo con ansia il calo delle sue gomme, che è arrivato alla fine. Infatti speravo che la pioggia arrivasse il più tardi possibile. Niente, anche per quanto riguarda i tagli sono contento perché non ho preso nessun secondo di penalità, ho preso solo due avvertimenti, quindi era ancora più difficile perché avevo due avvertimenti da metà gara, quindi era ancora più difficile, diciamo, spingere però stare attenti ai tagli allo stesso tempo. Complimenti a Drago e a Lele per il podio e niente. Poi ti faccio notare anche questa statistica, poi ovviamente aspettiamo anche il risultato del report del direttore di gara. Con questa vittoria sei anche il leadership attualmente della classifica della Pro League, che vi vede tutti ingarellati. E ti faccio questa domanda: chi è, oppure quanti, secondo te quanti potranno arrivare alla fine a giocarsi il titolo in questa Pro League estremamente equilibrata? Ma io penso che, escludendo me, i più costanti che arriveranno di sicuro fino alla fine a giocarsi il mondiale saranno, penso, Drago, sicuramente. Forse Z Pro Mauro e Dado Izzi. Però comunque un campionato ancora lungo, cioè mancano troppe gare, quindi non è semplice, diciamo, scegliere chi arriverà alla fine. Già se sta vivendo un momento un po' più complicato dopo un super inizio. A me dispiace solo per i punti persi alla prima gara a Melbourne, dove ero terzo e ho perso la connessione, non sono potuto rientrare in stanza, quindi quelli sono stati i miei unici punti buttati. Per il resto ho sempre fatto buone gare e ho raccolto il massimo quasi in ogni gara. Molto bene, molto bene. Grazie Mauro e complimenti ancora. Potrebbe essere la tua seconda vittoria di fila dopo il Gran Premio di Canada. Quindi passiamo a Drago. Drago, ti abbiamo definito per Fabio, sei il driver of the day per lui, quindi sei stato veramente, veramente tanto bravo. Avevi qualcosina in più, poi hai azzardato con questa gomma soft e alla fine non ha pagato la tua strategia. Ma diciamo che la scelta della gomma rossa, purtroppo sono stato costretto a montarla perché avendo messo più morbide non avevo più gomme gialle, quindi o si andava di rosso o di bianca, e lì infatti la safety car mi ha completamente rovinato la mia strategia. Ho cercato di non strafare, a parte un pochino all'inizio stint per mettermi quel piccolo gap di sicurezza. Ma poi tutto il tempo sono rimasto a gestire, usavo pochissimo angolo sterzo in tutte le curve. Poi però il crollo è arrivato ugualmente, il crollo della gomma. Ho perso quelle due posizioni che alla fine sono costate caro. Poi vabbè, è arrivata la pioggia, mi trovavo abbastanza bene, a parte un piccolo rischio, anzi piccolo,
no, grande rischio che mi sono preso alla Signe, che non so come ho fatto a non mandarla a muro la macchina. Però mi trovo bene poi in generale sotto bagnato. Poi diciamo che posso essere comunque soddisfatto alla fine per quello che ho fatto, per la mia prestazione posso dirmi abbastanza soddisfatto. Risultato va bene, comunque il secondo posto, sì, perdo la leadership, ma siamo ancora, come ha detto Mauro, ora mancano un sacco di gare, non siamo neanche a metà campionato, quindi ci sta benissimo il secondo posto. Faccio i complimenti a Mauro e Lele, ovviamente. La domanda che ho fatto, in parte hai già risposto, la domanda che ho fatto a Mauro la giro anche a te. Just ha un periodo di inflessione, Mauro sempre costante, l'altro Mauro, che è Z Pro Mauro, comunque arriva quasi sempre in top 5, siete in tanti, però è un gran bel campionato, chi temi di più? Ma diciamo che non c'è qualcuno che temo particolarmente, diciamo li tengo tutti più o meno sullo stesso livello, ma non tanto per il loro valore, le loro prestazioni in generale, ma per il semplice fatto che fino ad adesso si è dimostrato il fatto che a tutti a giro, la ruota gira e succede a tutti qualcosa. Vedi Noro Gold in Australia, vedi me svariate gare, Just in queste ultime gare dove inizio sconfittante, anche Z Mouse sono portato all'inizio, insomma, quindi diciamo che li temo tutti un po' allo stesso livello e cerco di fare il mio, cioè di non cappare errori o sfortuna. Alla fine penso che sarà questa la chiave di vittoria alla fine. Molto bene, molto bene, grazie Drago per aver risposto e passiamo al primo podio su Formula Italian Team per il momento, diciamo sempre per il momento e per Lele Salva, aspettiamo trepidantemente il report del post gara, comunque per il momento ce la godiamo, Lele, il primo podio non si scorda. Avevi già fatto vedere qualcosina, poi purtroppo, come ho detto a inizio live, non hai quasi mai raccolto quello che avevi seminato, adesso inizia un altro campionato. Eh sì, inizia un altro campionato perché dopo le prime gare in cui tra un po' di sfortuna e qualche errore mio non sono riuscito a raccogliere neanche qualche punto. Aver fatto un podio così subito mi dà tanto morale. Poi la gara comunque fino a che non siamo rientrati per la prima sosta ero molto vicino a Drago e Mauro, poi però per l'undercut mi hanno passato, quindi lì ho cercato di rimanere calmo e fare il mio ritmo, ci sono riuscito in gran parte della gara. Poi alla fine purtroppo i 3 secondi hanno pesato tanto e la pioggia mi ha un po' scombussolato i piani perché non mi sono trovato proprio bene, quindi dai, mi posso ritenere molto soddisfatto però di questo podio, sì. Molto bene, molto bene, grazie, grazie Lele. Fabio, io ti chiedo se ci sono domande dalla chat o da parte tua per qualcuno. Allora, guarda, io li farei a tutte e tre, poi vediamo un po' che ne pensano, perché secondo me è stato un po' il leitmotiv di questa gara qui. Alla fine anche col DRS è difficile passare, si sono visti momenti anche nelle troie di alta tensione perché si tentava una soluzione nei vari settori misti, nelle curve, ma poi si andava a perdere la traiettoria che è abbastanza guidata e magari si usciva pure. Quanto è stato difficile cercare di evitare i tagli in Francia? Allora, per quanto riguarda i tagli è molto difficile evitare i tagli perché sono tanti punti in cui puoi, diciamo, uscire leggermente fuori traiettoria e prendi l'avvertimento. Per quanto riguarda il fatto di passare, ma secondo me non è nemmeno un problema di DRS o di scia. Il problema è che la curva prima del rettilineo del DRS è tutta di trazione, con un terzo girato, e quindi rimanere attaccato a quello davanti è molto complicato. Esatto. È quello la cosa difficile, per questo è difficile passare su quel rettilineo. Io, anch'io come Mauro, dico comunque qui l'avviso è sempre dietro l'angolo,
soprattutto quando gli ultimi giri in condizioni da bagnato, con bagnato appunto nell'intermedia, era stato molto difficile restare dentro i limiti. Quanto riguarda i suoi sorpassi, io diciamo non è che ho trovato tutta questa gran difficoltà sinceramente nel passare vuoi, anche perché la maggior parte dei piloti che passavo erano con gomma fissurata o gomma meno prestazionale. L'unica cosa è stato nel caso delle, quando ho dovuto passare le Red Bull, perché sappiamo come fanno, come si difendono. Vedo l'esperienza anche di Spagna quando siamo accorti quel muro blu, infatti diciamo che mi sono visto proprio un bel déjà vu davanti a me per tutta la gara, quando li ho visti, in quel momento, in quel frangente, dico ok, adesso vediamo se ho imparato la lezione da Spagna, e sembra che l'ho imparata, li ho passati, quindi ottimo. Sì, anche io come Drago ho avuto molta difficoltà in quel frangente di gara, perché forse ero anche leggermente più carico rispetto agli altri, quindi ho avuto tanta difficoltà nel passarli e a volte anche difficoltà nel tenere bene i limiti della pista senza uscire. Beh, io vi faccio un'ultima domanda così a bruciapelo. Quanto avete temuto quando avete visto Just continuare con la gomma slick avendo 19 secondi e passa di svantaggio? Assai. Io ho temuto fino a un certo punto, perché comunque ancora mancavano 4-5 giri alla fine e la pista stava già cominciando a bagnarsi parecchio. Quindi ho detto, la speranza è che venga fuori quella scritta del DRS disabilitato e che fa cambiare totalmente la condizione della pista, e che infatti Drago, sì, Just poi dopo è andato molto in difficoltà e siamo riusciti a prenderlo. Molto bene, molto bene. Io vi ringrazio a tutti. Andiamo a nominare, quindi a dire il risultato del voto del Driver of the Day. C'è una vittoria in exequo con il 31% dei voti. Vincono Just Lawler e Mauro Gold. Quindi complimenti, Mauro. Ti dividi questo Driver of the Day con Just. Mauro? Scusate, mi sentite? Sì, ora sì. Non ho ascoltato la domanda, se... Niente, dicevamo che hai vinto il Driver of the Day assieme a Just Lawler, quindi col 31% dei voti. In realtà lo meritavo io, però vabbè. Qualche voto anche per Drago Lievitato col 15%, poi terza posizione anche qui in exequo per Advance Apple e Le Salva con l'8%, 7% per Alesi. Io credo che siamo in conclusione, ci siamo detti tutto quello che c'era da dirci e quello anche che c'era da vedere per questo primo round del 2021 della Pro League. Io ringrazio tutti i piloti e vi lascio andare al party post gara con il buon Andre. Grazie Mauro, grazie Drago e grazie Lele. Grazie a ciao voi ragazzi, buona serata. Ringrazio e saluto, e credo anche che contraccambia il buon Andrea Badolato Fitandre, che è anche febbricitante, malato e tutto il resto, è riuscito a fare da direttore di gara per questa 100% qui in Francia. Saluto la mia spalla questa sera, il buon Fabio Massimo Castelluzzo, in arte Fabio Max 70, grazie mille per avermi dato supporto. Ciao Andrea, grazie a te, noi ci vediamo venerdì. Mannaggia, non farmici pensare. Grazie a tutti per averci seguito. Io vi ricordo gli appuntamenti settimanali, che sono giovedì, diciamo l'evento clou della settimana di gare dei campionati FIT, che è la Master League, distanza di gara al 100%. Chi la spunterà? Smokeman la spunterà? Re? Chi la spunterà? Non si sa. Per scoprirlo dovrete seguirci anche giovedì, quindi cliccate follow, fate tutto quello che volete, basta che attivate le notifiche per ogni volta che andremo in live. E per concludere questa settimana nello stato transalpino ci sarà la Prime League a distanza di gara al 50%. Per ogni situazione, per ogni cosa
che succede nel forum, io vi rimando a www.formulaitalianteam.com. Quindi mi raccomando, se volete vedere cosa si diranno i piloti nel post gara, se volete vedere quali sono stati i passi gara, quali sono state le strategie, cosa succede al di fuori delle live, andate sul nostro sito e su ogni social. Noi siamo presenti: Twitter, Instagram, YouTube. Per chi magari si è perso la live di stasera, ci sarà la differita di questa gara. Io vi ringrazio, vi do un abbraccio forte forte, dato che siamo carenti nella realtà purtroppo in questo momento. Vi do un abbraccio virtuale a tutti quanti, una buonanotte e a Nanna presto, solo se fittano nel live. Ciao a tutti. Ciao.